Si sente e si vede, allora siamo perfetti. Allora possiamo cominciare. Siamo un po' in anticipo perché Giorgino non lo trattiene nessuno. No, in questi è arrivato a luna. Scalpito, scalpito. E allora dobbiamo. Si vede e si sente bene, ciao. Ok, intanto buon pomeriggio a tutti. Faccio un check delle telecamere così riusciamo a vedere bene. Vediamo se funziona tutto. Cerchiamo e mi dite se va bene. Meglio, che si può. Esatto, esatto. Allora andiamo subito alla telecamera numero 2. Questa qua laterale, che vediamo se si vede un po' quando andrò a macinare e bravo, la carne bravo, che prepariamo. Bravo, sì. Questa qua che fa una panoramica un po'. Della situazione, questa qua dall'alto, purtroppo sono due tavoli attaccati perché lo spazio è quello lì. Usiamo quello che c'è. Usiamo quello che c'è. Benissimo. Allora, ok. Abbiamo budelli gentili, dico bene. Gentili. È andato a prenderli Giorgino. O fiorentini, chiamalo come vuoi. Va bene, comunque il budello è quello di dietro. Sì, 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 il retto, via. Diciamo. Il retto. Check superato con successo, grande. Grazie Marco, ciao intanto. E andiamo alla preparazione di questi salami. Allora, ha trovato 35 budelli, quindi faremo 35 salami. Io ho già cominciato a prendere prenotazioni, mi sono arrivate le email. Se prima di cominciare ve lo dico, se volete il salame di Giorgino, dovete mandarmi un'email sotto il video nelle info. Bravo, dai. Ce l'ho scritto. Comunque ve lo dico a voce, salterà fuori anche qui in un angolino il mio contatto email, è conadletorri@gmail.com. ok, quando arrivo al limite ve lo dirò. Intanto vi prenotate, non chiedete il prezzo lo faremo quando abbiamo visto, perché non possiamo farlo prima. Esatto, quanto abbiamo speso di carne, budelli, salamoia e tutto. Quando sarà il faremo, calo, come dicevo, un prezzo simbolico, non vogliamo lucrarci sopra. Ma per l'amor di Dio. E quindi però saranno pronti fra 60-70 giorni. Bravo, anche 80 anche, perché anche okay. Il gentile. Se ne parla di fine gennaio. Febbraio, ok? Quindi io mi sono già salvato tutte le mail che avete inviato e niente, dopo vi ricontatterò, vi dirò dove pagare, probabilmente su PayPal, vi darò l'indirizzo che è sempre quello della posta elettronica per pagare, ci sarà la spedizione che sarà 5 euro comunque e vi mandiamo il salame di Giorgino, ok? Questo lo facciamo perché... E lo avevamo promesso, il volume basso lo alzo un pochettino con dei microfoni, ditemi, per me il volume è giusto, l'ho alzato un po', va bene, ok, bene, allora adesso procediamo, cosa abbiamo preso, io ho la lista perché mi ha dato tutta la lista Giorgino, bravo, e me lo sono scritto, io sono stato più abbondante, comunque abbiamo, lui sta toccando la lonza di maiale, il lombo, ok? Qua c'è ancora la pluma attaccata, avete visto il video? Sì, queste qui, guardi. Queste vanno tolte. Questo qui è il pezzettino, sì, sì. La pluma, vedi? Sì, questo qui, lì. Questo. Poi dopo lo prenderò io quelle parti qua. Che... Poi abbiamo la coppa, ne abbiamo preso un paio, ma forse ne servirà una sola. Sì. Coppa di maiale. Due prosciutti che ho già precedentemente disossato per guadagnare un po' di tempo. E poi abbiamo la pancetta, là in fondo... che sono 5-6 kg di pancetta che adesso guarderemo quella che ci serve poi. Esatto, abbiamo la bilancia qua di dietro, adesso cominciamo. Allora io Davide prendo mano subito sta roba qua. Bene, ti lascio lo spazio, noi maciniamo qua. Allora, sì, sì. Intanto che lui lavora vi faccio vedere con che cosa maciniamo. Questo qui è la piastra con i buchi di 8, ok, quindi è la dimensione della macinatura della carne. Vabbè, questo qua è il coltello, l'andiamo a montare, siamo pronti, stretta carne pronto. Perfetto, l'unico nostro problema sarà il posto quando andremo a salare a prendere la carne. Adesso io comincio subito. Ci riusciamo a prendere. Vedi Davide, sto prendendo via quei filamenti lì che sono quei nervetti che poi non vanno bene, hai capito? Uh-huh. Dopo questo qua lo riduci ancora? No, questo dopo va, è già pronta per il salame. Da
di fare quell'oro qui. Questo qua è scarto, sì? Sì, sì. Allora, mettiamolo qua dentro, una roba buona, così dopo io ce l'ho comoda da macinare. Benissimo, guarda. Ok? Nessun problema. Guarda qua è rimasto un po' di sangue. Sì, sì, lo tiro via, non preoccuparti. Che vedrai che io quando la prendo in mano la guardo tutta la carne. Ok. Io non ci metto mano, perché la faccio scegliere a lui. Adesso intanto se vuoi il prosciutto te lo posso dividere sì, in pezzi. Sì, sì, dividi a pezzi, dai, vai tranquillo. Ok. Così intanto ve lo potrei anche far vedere. Vi faccio vedere che cosa si ricava dai pezzi. Bravo. Ok, sei lì. Le bistecche, vediamo se dall'alto si vede. Quindi vediamo qua. Ok, forse questo qua. Ok. Allora. Questo è un prosciutto di maiale disossato, vedete qua c'era l'osso, ok? Questo è un prosciutto già disossato. Andiamo a staccare la parte sopra, che noi qui chiamiamo la fesa. Adesso io lo faccio per farvi vedere il pezzo, ma quando uno fa i salami lo può tagliare anche un po' così, diciamo, senza preoccuparsi di stare dietro alle vene, dico bene? Dico bene anch'io, sì. Dici quindi, benissimo, non bene. Voi dovete sapere comunque che l'anatomia degli animali che noi andiamo a lavorare, il vitello, il manzo, il maiale, il somaro, il cavallo, l'anatomia è sempre quella. Quindi, tuttora che sai disossare una coscia di manzo, dopo cambieranno un po' le destinazioni d'uso dei pezzi, dico bene? Sì, sì. Però, bene o male, i tagli la linea è quella lì. La linea è quella lì. Quindi questa qui è la fesa, è un ottimo pezzo da farci delle bistecche. Poi qui abbiamo il famoso magatello o girello di coscia, che lo andiamo a staccare pian pianino. Se ci sono dei problemi di audio o di video, mi raccomando ditelo pure. Intanto tenete d'occhio Giorgino, perché anche lui sta sistemando i suoi pezzi. Questo è il girello, vedete, magatellino. Qua ci viene un bel arrosto anche arrotolato, aperto a fetta. Quello che io chiamo girello. Girello, sì. Questo è un pezzo del, noi lo chiamiamo controfiletto, però, o traculo, dico bene? Sì, bravo. Traculo, che non è una parolaccia. No, no. Esiste. È un pezzo, perché l'altro pezzo rimane attaccato, è rimasto attaccato al lombo. Esatto. Quando fanno questo taglio qua. Poi abbiamo la nocetta. Adesso io non ho il banco con il plexiglass sotto, sto andando con calma per non rovinare né il tavolo né il coltello. Perché non raschiarlo. Qui ci abbiamo la noce, guardate c'è anche l'ossicino qua, ve l'ho fatto vedere tante volte nei miei video. Comunque adesso faremo qualche cosa di macelleria, qualche taglio di macelleria. Questo ti interessa, questo grassino? No. Allora c'è l'osso lì, lo buttiamo via. Qui c'è l'altra nocetta. E allora, poi c'è un'altra parte qua della coscia, questo muscolo che Giorgino chiama... No, va bene. Quella gallina, dici? La gallina. Lui chiama la gallina. Se noi lo chiamiamo o pesce o, sì, sì, o passerotto. No, passerotto. No. È mezzo muscolo, lo chiamiamo mezzo muscolo oppure perina. Noi macellai, non dico di Modena, ma del Conad. Vedete, questo qua è un pezzo muscoloso che però per i salami non va no, bene. No, va mica bene. Ok, lo teniamo da parte. Assolutamente. E qui abbiamo il pezzo dove qua davanti c'era la picagna, che naturalmente è rimasta attaccata al traculo, non c'è qua, però noi questo qua lo chiamiamo il codone di coscia o sottofesa, perché quella di prima era la fesa, sì, questa qua, voi. E questo era sotto la fesa. Sì, voi altri, diciamo così, negoziante di negozio. Sì, bottegai. Bottegai, avete un modo diverso di chiamare, sì, a uno come me che uccide il maiale... E dice faccio quello lì, il di sotto, di sopra, del prosciutto. Allora posso fare anche questo? Sì, vai tranquillo. Facciamoci vedere da di fronte intanto. Ok, così vedete anche dall'alto. Nel frattempo è un piacere vedervi. Giorgino, patrimonio dell'UNESCO.
Davide, sono grazie. Vincenzo, ho già mandato la mail con la prenotazione, non so se l'hai controllata. Me le sto salvando tutte, me le copio, mi sono fatto un file che me lo tengo. Quando sarà il momento io vi rimanderò un'email con l'importo e per il saldo bravo, ve lo spedisco, bravo. Ok? Non do risposta, comunque le ricevo. Se le mandate a quell'indirizzo io le ricevo e le controllo tutte. Quando arrivo al limite ve lo dico, perché... dopo sono finiti i salami. Tutto perfetto, audio e video. Grazie, Luke One. Ok. Ciao, buon lavoro. Grazie, Xent. Allora, FSD ha parlato prima della mail di prenotazione. Poi, a fine lavoro, spiegherà ancora la questione dei salami. In linea di massima, ha visto e preso già nota di tutte le mail arrivate. Grazie, Marco. Oh. Lui, Marco, è il mio moderatore che vi spiega, ok? Probabilmente lo hai già detto, ma per comprarlo cosa bisogna fare? Grazie. Adesso te lo dico. Il Dead Team Salumieri in Azione, ok? Il Dream Team. Io vedo poco, perché è lontano il coso. Hello, ciao Gilbert. Buongiorno a tutti, felice di seguire la diretta. Felice anch'io. Riccardo, ok, ciao, che dimensioni ha la tua palla da lavoro in acciaio inossidabile? La tua palla da lavoro, non lo so, spiegati meglio. Non dimenticate di darmi il link per acquistare i rotoli di budello di collagene per realizzare la mia grande coppa e culatello. Grazie. Il link è, andate a vedere sul sito, che se te lo vuoi segnare si chiama Pacifici Corrado, ok? È un sito dove trovate tutto l'occorrente, perché dove la vado a comprare io i budelli in collagene o il sintetico che usiamo magari per fare le coppe o le pancette, e non spediscono. È un negozio che ci abbiamo qua vicino, sono delle ragazze, si chiamano o spediscono? No, spediscono anche le sorelle Calvi. Ah, ok, allora ci facciamo pubblicità. Sì, sì. Allora, prendete nota, cioè a memoria il numero di telefono a te. Sorelle Calvi. Cioè, non l'ho a memoria, però l'ho qui in tasca. Beh, dopo ci guardiamo, dopo sì. Vediamo. Sorelle Calvi di Ravarino. Sì. Ok, vendono budelli... drogherie in genere, ma budelli di... cioè se vi serve qualcosa loro ve lo... se non lo hanno ve lo forniscono. E spediscono? Sì, spediscono anche. Quindi però non hanno un sito internet, dovete contare telefonicamente. Però se le trovate anche su internet, come si chiama il negozio? Calvi. Calvi? Sì, Calvi. Calvi Massimo, ma adesso... Sorelle Calvi. Comunque è l'unico che c'è a Ravarino di Buonporto. Sì, 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 sì. Ravarino di Buonporto, lo ridico. Sì. Ok, perché su internet... Drogheria e trattoria anche. Ah. Una volta era trattoria. Allora, perché la misura grande si fa fatica a trovare sul web. La misura grande per metterci le cose grosse. Sì, sì, loro lo hanno. Se non l'hanno, solo si trova solo della roba piccola. Pacifici qualcosa ce l'ha. Corrado era anche in fiera in una live che ho fatto qua quando sono andato al MIT, erano presenti, vi ho fatto vedere, se andate a vedere una vecchia live che ho fatto dentro la fiera, proprio quando sono andato a vedere la fiera, insomma, della carne, c'era lo stand proprio loro, sono andato dentro, ho fatto 2-3 riprese di quello che vendono. Comunque hanno un sito veramente completo dove trovate tutto. No, poi sono in gamba le ragazze, eh? La Federica. Lì quello di Calvi. Sì, sì. La Francesca e la Fausta sono in gamba. Il papà e la mamma sono gente non di adesso, gente, il papà e la mamma che vengono già da un che il papà faceva quell'oro lì, capito? Si sono tramandati queste. Sì. Perché sennò io vado anche, però dai, se teniamo buono loro. Perché Castelnuovo è un po' la patria dell'insacco qua a Modena. Sì. Tu pensa che, voi pensate che a Castelnuovo come statua al centro c'è nel maiale? Tu pensi che fanno dei cotechini lunghi 70-80 metri? Sì, è Ferrari, che è Ferrari che lo fa. Lo zampone. Fa l'elemento. Un anno volevo andare a fare una diretta mentre lo tiravano fuori. Ma pensa solo per cuocerlo.
Sì, è un bel dramma anche quello lì, beh. Allora, io ti ho pulito tutto, cioè bravo. Ti ho diviso tutto. Bravo. Io sono in arrivo. Sì, bravo, tu fai con comodo, dopo... Ah, sai che non ho fatto la tara del vassoio? Beh, vuotalo e poi fallo adesso. Sì. Vuotalo in un angolo. No, era solo per sapere, adesso intanto lo peso con... Andiamo per farci un'idea. Sono 11 kg e mezzo, quindi saranno 10 kg circa. Beh, quelli che saranno, Davide, non abbiamo... È bravo, così. Ok. Allora, adesso lo rispiego, eh. Se volete prenotare questi salami che stiamo facendo, mandate un'email all'indirizzo che trovate anche sotto tutti i video. Comunque ve lo dico, è conadlettorri@gmail.com. Mandate un'email con nome, cognome, via, indirizzo e dopo io non vi ricontatto subito, vi contatterò quando saranno pronti i salami, perché sennò divento matto. E vi dirò, cioè, l'importo è dove fare anche 2,4 kg, mettiamo in tara 2,480 kg è il piatto, ok? Ricordatela, 2,5 kg il piatto, 2,5 kg, sì. 2,480 kg, 2,5 kg, sì. E vi contatterò se lo volete ancora o vi do dove fare il pagamento, che sarà PayPal, che sarà comodissimo così. E poi sarà un bel casino andare a spedire, perché ho già visto una marea di indirizzi. Ok. Poi adesso faremo questa diretta che facciamo questi 35 salami, ma poi ne avevamo promessi una cinquantina, una sessantina. Non lo vedrete il video perché lo faremo quando abbiamo tempo, prossimamente. Perché andrò io là da lui a farli, perché c'è più spazio e poi lui deve fare anche delle altre cose e non ho tutta l'attrezzatura, quindi li faremo. Voi vedete i primi 35, ma ci saranno anche quegli altri, non vi preoccupate che qualcheduno riusciamo ad accontentare, ok? Va bene, infatti ce ne vorrebbe un altro, ce n'è uno più profondo. Di quelli cose lì. Allora, intanto lui, Giorgino, non sto dicendo niente, ma sta preparando la carne, la sta mondando, la sta pulendo, sta tirando via i nervetti, il grasso che non va bene, dico bene? Sì, sì, sì. Se ci sono dei grumi di sangue, se ci sono dei... La sto pulendo. Se ci sono delle animelle qua, delle ghiandoline. Che non va bene assolutamente. Perché la carne del salame deve essere perfetta. Ok, visto che comunque cominciamo oggi a farlo. Sì, non da buttare lì la carne. Non è da prendere il macinato che trovate nel banco. Dovete prendere proprio la carne precisa, ok? Perché sennò poi dopo vi trovate dei salami che fanno schifo. Boh, fine dei giochi. Grazie. Il tavolo in acciaio inossidabile, sì. Allora, l'importante è sempre lavorare nel pulito, ok? Noi stiamo lavorando nel pulito, spero che abbiate capito che comunque abbiamo tutto perfettamente sterilizzato e pulito, ok? Anche perché noi i salami non mettiamo nessun tipo di sal, nessun tipo di conservante. Quindi la roba deve essere perfetta. La carne la garantisco io perché è roba mia, quindi è garantita. Giornata impegnativa e niente vinello. Ce l'abbiamo il vinello, non vi preoccupate, dopo. Adesso intanto bisogna lavorare un po', bisogna far venire un po' di polvere, ci abbiamo tutto. Pubblicità. Non lo so, adesso YouTube fa la pubblicità, non lo sapevo, non lo sapevo, perché era un po' che non facevo le live e in automatico fa una pubblicità. Boh, vabbè. Un carissimo saluto da Rovereto, ciao Matteo. Abraco da Brasil, un abraco. Un'abbracciatona. Ciao. Un'abbracciatona. Che robe, mi viene in mente il mio caro nonno quando al Fasea su i ciccioli caldi e mi dava, ok. Scusate, ma leggo poco, è da lontano, la scritta è piccola. Che bello. Grazie Davide e Giorgino, saluti dalla provincia di Mantova. È mantovano. Cari amici, confinanti. Allora,
me ne prenoto uno. Non dirlo qua, manda le mail, eh. Mi raccomando, perché sennò i messaggi sotto il video non li calcolo io, eh. Solo quelli che mi arrivano per email. Resta fino a fine video, così ci dice il nuovo, ci dice di nuovo la mail. Devo scrivere per... Allora, le mail, ma non salta fuori Marco in un angolino in basso ogni tanto qualche cosa? Dovrebbe venire fuori, l'avevo impostato ogni tanto. Ok, intanto saluto tutti perché siamo già in 70. E sì, capisco che l'orario è un po' particolare adesso, è l'ora di lavoro, così. Però qualcuno mi ha scritto che mi guardava di nascosto mentre lavorava. Ok. Va bene, cambiamo un po' la visualizzazione, così vedi un po' il tutto. Allora, i budelli Giorgino li ha già messi, lavati, messi in mora, se vuoi. In mora vuol dire con le cose che ci vogliono. Ecco, i budelli intanto vi so dire quanto costano, perché li ha comprati ieri, sì. No, ieri l'altro, e costano 1,80 euro l'uno i budelli. Quindi è già legato. È un budello già legato, gentile, sempre sotto sale, naturalmente lui li ha già curati, sgrassati, lavati e messi in concia. Perché dire fare un salame non è così... sempre semplice. Lì. Ah, ok Marco, ok. Ok. Questi qua sono 11 kg. Beh, mettiamo anche degli altri, no? Eh sì, perché 35, allora bisogna fare dei calcoli. Su allora 35 sono su 30 kg, facciamo 35 kg proprio. Di carne? No, facciamo meno. Non ci riusciamo con 35 budelli. Allora facciamo 3. Di carne in totale, con anche la pancetta? Sì. Facciamo 30 kg, il massimo. 30 kg, quindi facciamo 25 di carne e 5 di pancetta? 6? No. Dunque, tu considera che noi mettiamo il 20, ma visto che è una pancetta magra, sì, questo qua è una... facciamo anche il 21-22, Davide. Per cento. Su? Quindi 25 kg, 25 sono 5 kg, mettiamo 5 kg e mezzo. Di pancetta? Ah, tutto, sono 6 kg. Allora, guarda, adesso guardiamo cosa salta fuori. Sì. Sono 6 kg e 100 la pancetta. Dopo guardiamo. Un po' da rifilare, però sì. Dopo guardiamo. Quindi allora facciamo 25 kg di carne e la pancetta. Sì, noi abbiamo 35 budelli che sì, possono diventare... 1,100 kg. Sì. Vengono dei bei salami. Facciamo tutti da un chilo l'uno se ci vengono. Sì. Però ce n'è uno rotto, perché quando l'ho visto ce n'era uno rotto. Ma dopo magari metto un qualcosa, ma non mi piacciono i salami con le pesse. Allora. Vedi, l'hai già messa dentro. Allora, aspetta, perché questo qua non l'ho messo in tavola. Ah, l'hai mica pesato? No. Allora, l'importante è quando fate i salami, la carne, non usate carne surgelata. Che miseria, per l'amor di Dio. Va bene, carne surgelata va bene da fare. Della salsiccia e dei cotechini, che va cotto subito. Non ha bisogno di stagionatura. Se la volete usare. Allora, abbiamo detto che quelli sono 11 kg. Devi farne ancora 14. Abbiamoli. 14 kg. Ah sì, ce n'è.
ho tolto l'osso. Questi due qua li tiro via allora. Sì, sì, no, no, mettiamo. Li metto in frigo. Sì, sì, Davide. Quindi va bene da fare. Da fare quello che vuoi. Fare il cotechino. Sì, ok, da fare il cotechino, l'asso di mescolo quello lì. Ne ho fatti altri 20, 27 vede, cotechini per la polisportiva. Lo so che alla fiera di Mastro Andrea. Ci sono andato ieri. Ah, sei andato, volevo andarci, io poi mio figlio non è voluto andare. Ci sono con mia moglie. E ho detto, può darsi che troviamo Davide, l'ho trovato qui. Dovevamo venire, poi siamo andati al cinema a vedere Capitan Marvel lì, allora, perché mio figlio ha voluto andare. Ma a vedere. Ci sono andati i ladri, pensa. Alla fiera? Sì. Ganicia via Good Gay? Negli stand alla notte. Gli hanno fregato i cotechini? No, hanno mangiato delle altre robe, hanno scassinato, hanno preso delle robette, mi sembra che abbiano detto. Perché la fiera di Bonporto di Modena, no? La fiera di San Martino fanno. Oh, ed è una bella fiera perché c'è un sacco di gente, sì, no? Sì, roba centenaria. Ci sono gli stand dove fanno da mangiare, c'è addirittura uno stand dove fanno i tortellini fritti, sì, ma sì. I tortellini, quelli con la ciccia dentro, non quelli con la marmellata. E lui aveva preparato i cotechini per uno stand che faceva cotechini e fagioloni da mangiare così, buoni. Ah, ho avuto un successo, ho dovuto ripetermi. Ah sì, 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 sì. Ho dovuto ripetermi, Davide. Allora, ciao Davide, una curiosità, anche nella vostra zona state avendo problemi con la peste suina? Se sì, come la gestite? No, no. Noi niente. Noi non l'abbiamo ancora sentito. No, 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 non c'è. Bisogna stare all'occhio a chi compri la carne, comunque. Dice un salutone da Santa Maria di Leuca, grande. Non proprio una zona da salami. No. No, no. È una zona da costume. Qui adesso una volta, mica tanto, l'anno scorso. Io ho degli amici che hanno delle porcellaie, Davide, e sono curioso da vedere l'allevamento dal lattoncello all'ingrasso così. Adesso non devi andarci, non ti lasciano andare dentro, non c'è questa malattia, però non ti lasciano andare, hanno paura, hai capito? Mm-hmm. Devi avere certe accortezze, lo scafando in testa, nei piedi. Sì, sì. Allora. È giusto così, eh? Sì. Gli ho scritto la mail. Allora, ho richiesto due salami giusto per provare la differenza con i nostri. Io sono di Piacenza, va bene, Gio? Oh, questa bella, è la mail. Bella zona quella, eh? Qui devo tenere gli occhi aperti perché lì è una zona di OGC proprio per i salumi, eh? Pancetta, si vede che la procedura è complicata. In che senso? Non è per tutti. Mail inviata. No! Lo scarto viene buttato? No, no, con questo scarto si può fare salsiccia e cotechini, ma più salsiccia che cotechini. E diventa una salsiccia veramente buona. Scarto, non è scarto, è roba che non va bene per il salame. Sì, sì. Chiamo lo scarto per il salame, ma non è scarto. Sì, sì, sì. Ma da fare della salsiccia qua è ciao, roba... Roberto. È roba... È roba... Dio buono, i tortellini fritti non li mangio da un secolo. Esatto, Giorgino fa parte del patrimonio dell'umanità. Oh, grazie. Giorgino adesso lo metto in bacheca. Lo metto in bacheca dietro al vetro, visto che lo teniamo lì, ok? Lo colleghiamo USB. Sì, sì. Che maturi lì. Sì, sì. Davide ci fa vedere quali parti di grasso e nervetti vanno scartati per fare i salami. Sì, dopo te lo faccio vedere. Per chi non lo sa. Per lì è uno. Questi sono i nervetti. Aspetta che faccio vedere dall'alto. Sì. Questi sono i nervetti, vedi? Il grasso e tutto il bianco che c'è attorno a là. Poi se te ne accorgi, vedi quei nervetti, quelle pellicole lì. Sì, sono quelle smoletche. Esatto, vedi? Queste qua che c'è anche il sangue. Vedi? Queste sono le cose che non vanno bene da mettere, vedi? Quelle pellicole qua. Sì, perché poi nel salame ti rimangono attaccati i denti. E i denti, quelle vanno tra i denti, quelle piccole. Ecco, invece nella salsiccia,
queste robe sono ideali. Sì, le devi cuocere subito. Oh, questo. Poi io tolgo il grasso del prosciutto, perché a differenza del grasso della pancetta, il grasso del prosciutto è leggermente più duro. Mm-hmm. Allora io metto la pancetta. Poi se la pancetta è poca, vado indietro, vado a prendere quelle fettucce qua. Torno indietro, se poi voi altri che avete tempo, quando trovate quel pezzettino di magro qui, vedete? Ecco. Ciao Simo. Ciao maestri. Mi occupo della produzione di salami artigianali. Vengo dal sud del Brasile. Vedo che avete molte conoscenze. Vorrei imparare delle tecniche. Qualche consiglio per un corso online? No, corsi non è praticabile, perché Giorgino non ha mai tempo. No. Ha una certa età. Ha una certa, però sto lavorando pian pianino, perché lo sto facendo sempre con la punta dei piedi, visto che lo fanno tutti, al libro con le ricette dei salumi che facciamo noi, le dosi e le foto dei salami. Quindi vedi, vorrei... Davide, anche questa qui, vedi quella pericola, sì. Questa va tolta. Vediamo dall'alto. Vedi, questa va tolta. Questa non deve, la devi prendere e fare così qua. Sì, sono quelle cartilagini smulle. Vedi. Non va bene. Dice, intendevo dire che preparare i salami è complicato, non è per tutti. Sì, più che altro... una volta che hai imparato bene o male la carne che c'è, comunque sia la procedura, i tempi, la stagionatura, sì, non è facilissimo, però l'importante è devi avere l'ambiente giusto. L'abbiamo già detto ancora, lo ripetiamo. Sì, sì, sempre. Noi dobbiamo avere 3-4 cose che sono indispensabili. Cinque. Sono 5 l'ultima. Esatto. La carne. La carne che deve essere perfetta. Il sale, sì. Perché dopo tutti gli altri condimenti sono a piacimento. Sì, gli aromi. E gli aromi. La prima stagionatura, che perde l'acqua il salame, prima stagionatura attorno a una pertica in un posto caldino. Sì, per fare la stufatura. Per fare la prima stufatura, poi dopo il 50% è la stagionatura. La stagionatura. L'ambiente. Il 50%, non uno. Volevo dire, vedi, questo qua è quello che hai preso io vicino all'osso. Sì, è traculo. Vedi? Questo non, assolutamente, e sarebbe, è un pezzettino che c'è anche il filetto. Sì, questo qui è fatto alla brace, è buonissimo. Sì, sì, quello. Senti qua che c'è una... Cosa ne penso, Giorgino, della carne artificiale? Beh, Dio, io non posso dire niente. Non la conosco. Non l'ho ancora vista. Penso che un buon tortellino fatto in casa sia meglio di un tortellino artificiale, vale a dire che la carne allevata da me potrebbe essere meglio di quella artificiale, però non sapendo e non conoscendola mi limito a dire questo. Sì. Ok, anche io non posso, cioè posso dire soltanto umanamente cosa ne pensa, cioè cosa adesso io non so dove vogliono arrivare, sì, o cosa vogliono presto, arrivare a fare, quindi non per voglio me, parlare per me è molto presto a dare il giudizio. Non voglio parlare di complotti o meno, però non so dove vogliono arrivare e cosa coste vogliono robe, coste robe. Però dicono che gli allevamenti sono molto inquinanti e quindi puntano su questa sì, carne sì. Sintetica. Adesso io sì, è inutile che parli di delle cose che poi magari per promuovere in degli strafalcioni che non va bene. Per promuovere un prodotto bisogna fare un certo tipo di reclamo, magari danneggiandone un altro, ma ripeto, io non sono all'altezza di dare dei giudizi, assolutamente. Allora, da noi nella bassa bresciana far su il maiale è una grande tradizione, grazie che tenete alta la cultura contadina. Figurati, Simo. Gilbert Carbon, quanto si paga per mezzo maiale a casa? Qui in Belgio pago 2,50 euro. Qui se ne pagano 3. 3 euro al chilo? Sì. Pagamento cash? Pagamento cash. O con fattura?
No, anche con fattura. Sempre 3 euro. Sempre 3 euro, sì, sì. Quindi ti ha già risposto. Salutiamo a Mauretto, risate italiane, ciao. Che figata de situazione. Grazie Mirko. Per favore lasciamo i problemi della carne impropriamente chiamata sintetica al cognato di tale. Al cognato di tale. Va bene. Dacci una ricetta standard per fare un salame base dosi per 1 chilo di impasto. Finito, grazie. Adesso te lo diamo. Giorgino il saggio, grande Giorgino. Allora, un chilo di carne, di salame ci va dentro, come dicevamo. 20 grammi di sale. No, aspetta, la carne. Abbiamo detto 75% di carne magra fra prosciutto e coppa. E 20% in questo caso, un chilo 20%. Ah, 20, allora 80% di carne. Sì. Diciamo un 70 di carne di prosciutto, un 10 di carne di coppa. Sì, o anche niente la coppa. Beh, poi, un po'. Sì, un po' ci sta, ci vuole. Quindi 80, 70 di carne di prosciutto, 10 non di coppa e 10 di lombo. Allora facciamo così, 60. 70. 70, 10 di pancetta e 20 di... No, perché dopo arriviamo a 90. Perché? E 70, 20, 90 e 10, 100. E 10 di pancetta solo? 10 di pancetta. E te 20? 20%? Ah, sì, perché dopo... Ah, è 1 chilo, sì, sì, pardon, sì. Ero fuori. Allora facciamo sì. 60 bravo, bravo, di prosciutto di bravo, maiale. Bravo, vai, vai, vai. 10 di lonza di maiale. Sì. 10 di coppa e 20 di pancetta. Percentuali, no? Più o okay, meno. Più o meno. Vai col sale. Quanti grammi? Ah, 20. 20 grammi di sale. Andiamo così, 20 grammi di sale. Su 1 chilo, Diciamo che mettiamo la punta di un cucchiaino del culo del cucchiaino di pepe. Sì, macinato. Macinato al momento se possibile. Appena appena un culetto anche qui della punta di noce moscata. Sì. Pochissimo. E uno spicchietto d'aglio. Fatto in pasta, fatto in pasta. Perché fatto in pasta... perde un pochino. Un goccino di vino. Un goccino di lambrusco o vino rosso, bianco, quello che avete, non importa. Questo qui, il vino glielo mettete dopo che avete macinato la carne. Macinato la carne che normalmente vorrebbe salata, io la salo prima. Mentre la impastate. Mentre la salo prima, la macino. Una volta macinata la stendo, ci metto 2-3 granelline di pepe intero, nero, e un mezzo bicchierino di vino. Ci do una bella mescolata e poi faccio l'imbudellamento. Allora, sono... l'insaccaggio, chiamatelo come volete. Dimmi. Sono 22 kg. 22 kg? In poco, ce ne vuole ancora. No, va bene così. Adesso vado a vedere qua se riesco a spulciarti qualcosa, perché io faccio sempre così. Tiro 22 via. Andiamo a meno di 30, 22 e 6 sono 28 kg. Adesso qui un facciamo 28 allora stavolta? Sì, stavolta te ne... Beh, no, basta, ma... basta allora, dai, basta. Sì. Basta, così riusciamo a macinare bene, dai, almeno. Si decide sul campo qua, ragazzi. No, perché io posso andare a spulciare qua, eh. Un pochino di roba riesco a tirartela fuori. Che quando ho il coltello in mano vado e poi dopo mi ricredo e vado indietro. Vedi, questo qui è un pezzettino di filetto. Ma faccio sempre così io, eh. Mica sono qua, Davide, eh. Mi consigliate il lambrusco da comprare? Lo leggo per ultimo perché lo vedo da qua. Allora, Giorgino ti consiglia il Sorbar. Ma io, come lambrusco, consiglio il Sorbar e il Vezzelli. Poi dopo ce ne sono, c'è Paltrinieri, ce ne sono tante, la cantina della volta. Uno, così ne è uno. Vezzelli. Vezzelli. Lambrusco lo trovano su internet. Sì. Vezzelli, scrivete Vezzelli. Allora, via Statale 12. Oliver, ciao, grande Giorgino. Alessandro, io ho prenotato due salami, sì, ho visto le mail. Non mandate le doppie perché sennò io dopo le salvo e mi confondo. Chi l'ha mandata l'ho ricevuta. Risponderò quando i salami sono quasi pronti e non rispondo a tutti. Risponderò quando sono pronti che vi manderò. Vi chiederò di pagare il salame, che adesso andare a fine giornata decideremo il prezzo in base alla carne che abbiamo preso, e vi dirò quanto costerà un salame, grosso modo siamo sui 20, più o meno 20 euro più le spese di spedizione, perché facendo i calcoli dei prezzi della carne e dei budelli, come dicevo, lui ha preso 35 budelli, 1,80 euro l'uno, sono 60 euro, neanche fatti i conti, solo di budelli. Beh, vabbè,
Comunque, quello li vediamo, alla fine farò i due conti e lo scriverò. Qui la mezzina del macellaio costiamo a 4 euro. Sì, beh, ogni paese. Allora, volevo chiedere se potete mettere un paio di etichette sul salame con i vostri autografi, addirittura gli autografi. Ah, bisogna vedere se Giorgino è capace. Se è capace di fare un autografo. Oddio, provo. Per pagare delle cambiali ero capace. Poi dopo vedremo. Quando facevo il mio mestiere. Così quando lo porto in tavola con gli amici faccio un figurone. Perfetto, va bene Alessandro. Cercherò di fare così. Cercherò di mettere l'etichetta su tutti. Ok, grazie, ai vostri suini sono di qualità migliore che in Belgio. Ah, ok. Ma può essere, ma anche questo poi dipende dalla tipologia del mangiare. Sono un macellaio salumiero e carbone. Ah, ok, Gilberto. Giorgino, tu le prepari mai le fettine panate? Cotolette? Oi. Risate italiane. Allora, è un piacere vedere la manualità di Giorgino. Dice anche a Santa Maria di Leuca ho trasformato una mezzena in salumi con le vostre ricette. Bravo, bravo. Fa piacere, coppe, salami, pancette, tese, anche un po' di salsiccia calabrese e un po' di fresca da mangiare subito col peperoncino. Ottimo. No, con il allora la pancetta la ok, ci va il peperoncino, però per farlo diventare rosso ci si mette il peperone, la salsa di peperone. Anzi, se qualcheduno sa, Davide, qui è il massimo, eh? Qua. Sì. Qui, scusa. Sa le dosi di peperone da mettere dentro il salame o alla salsiccia per farla qua. Per farla diventare rossa, il giusto. Quanta salsa di peperone ci va dentro o se va a occhio, se qualcheduno lo sa, che io la confronto alla mia, perché prossimamente farò la salsiccia piccante, farò. Bravo Davide, perché ragazzi, sto mica fermo quell'uomo qui. Mi deve arrivare la insaccatrice, purtroppo non ce l'ho oggi, col pedale. Ah, bene, bene. Carica di sopra. Carica che spingi il pedale e poi fa carica anche orizzontale, questa carica verticale. Mi deve arrivare, adesso poi quando Davide arriva farò il video. Allora, se mi pesi, io taglio la pancetta. Allora, la pancetta è 6,1 kg. Tu pesami il magro, dammi il magro preciso. Allora, 9 kg 9,3 deschilo. Sì, 10 più 11 e mezzo sono 22 kg e mezzo. 22 kg e mezzo per 21. Fammi aspetta, quindi aspetta che facciamo un bel lavoro. Tiriamo via la tara, TP 2 kg e mezzo il piatto. No, sono di più questi qua, sono 13 kg 4,40 più abbiamo detto 10 kg sono 23 kg 4,40. 23,440. 23,450. 23,450. Scrivo, se no ci dimentichiamo. 23,450. Aspetta che vado a prendere una penna. 23,450. Lei. Bella. Bella sta pancetta qua. So, è mia. Ah, che se bella. Bella, bella, bella. Allora abbiamo. Bella sta pancetta qua, Davide. Vacche. Allora la carne è. Bella, bella. È 23,450. La pancetta. La prendi tutta o ne scarti un po'? No, no, tu. Fammi la percentuale. Tu fammi il 21% di quella carne magra lì. Il 21% di pancetta? Sì. Di. Allora aspetta che tiro fuori la calcolatrice qua. Sì. Io sono bravo a tagliare i prosciutti, ma a scuola io ho fatto solo la terza media. Allora 23,450. 23,46 in chilo. Scarsimo 5 kg. Sono 4 kg 9,45. Ti ho detto 5 kg, 5 kg. Cominciamo a pesare con i Davide.
Allora, 6,1 kg. E li metti tutti? No. Allora, ci metti 5 kg solo? Sì. Ok, scriviamo, 5 kg. Sì, Davide, 5 kg, sì. Ok, pancetta 5 kg, quindi dovremmo avere un totale di 28 kg 4,50. In totale. Sì. Ascolta qui, Davide. Dopo facciamo i conti del sale. Mi pesi quella là per piacere? 5 kg gli vanno, eh? Che voglio, non voglio rovinarla questa qui. Voglio tagliare un pezzo che dopo da fare delle fettine, da fare la griglie, quindi non voglio rovinarla. Metti qua dentro. Che io l'hai toccato... pesata? No, pesa, metti qua che io ho toccato la roba. L'hai pesato questo? Sì. Bene, mi fa piacere. Vai, così. Davide. Vai. Se vuoi vedere 2,470 kg, se vuoi aggiungere qua, beh, così vedi già il peso. Okay? 2,5 kg. Intanto salutiamo tutti i nuovi collegati, mi raccomando, iscrivetevi al canale che c'è Giorgino, ciao a tutti anche gli amici di TikTok, che non sto guardando la chat, non so neanche in quanti siete, comunque stiamo facendo i salami modenesi fatti in casa con Giorgino. Metti tu che mi devo lavare le mani. Ho toccato penna e sbiriguda. 4,220 kg. Quant'è? Qua mi dà... In alto a destra il peso. Sì, 4,220 kg. Bene, allora devi mettere il netto. È il netto questo? Sì, netto, senza la tara. 880 di tara. Saluti dalla Baviera, ciao popolo sovrano. Vezzelli, allora, Vezzelli, grazie, ok. Ciao a tutti, cordiali saluti dalla Svizzera. Ciao. Perfetto. Project 47. Perfetto. Prenotato, mondo occulto, ok. Giorgino, come e perché hai iniziato a fare questo mestiere? Te lo dico subito. Te lo racconto. Guarda, facendo il muratore, quando ero giovane io, non c'era la cassa integrazione. D'inverno parliamo, perché poi adesso non gela. Allora non c'era l'antigelo, quindi quando ero là in novembre, andare fino a febbraio, il muratore non lavorava perché venivano delle gelate madornali, quindi il muratore cosa faceva? Si trovava qualcuno capace di fare macellerie, andava a casa al contadino o da chi aveva il maiale e gli dava una mano. Ecco, ho cominciato così io. Che io andavo in disoccupazione allora, ripeto, delle gelate madornali, quindi non si poteva usare la calce né il cemento, tantomeno il ferro. E allora ti adattavi ad andare a casa della gente a dare una mano al vero macellaio, al vero norcino. Allora si macinavano le cotiche con le macchine a mano, che era una fatica madornale. Si facevano i ciccioli dentro il paiolo in rame con la legna, la coppa di testa uguale. Cioè, allora c'era da lavorare a fare un maiale di 200 kg. Si partiva al mattino alle 6, si finiva alla sera alle 11 e mezzanotte, perché poi c'era il pranzo, c'erano tutte queste cose. Sì. Ma io in verità ho cominciato un po' tardi anche a farlo, eh. Io ho cominciato nell'82-83. Io ho sempre chiamato il norcino a casa mia. Quando mia madre faceva ammazzare il maiale, io andavo via. Poi dopo con i miei amici abbiamo cominciato piano piano e siamo arrivati qua. Eccoci, Davide. Vai. Lì. Adesso noi la pesa fai a modo, prendiamo fuori la concia, facciamo la nostra concia e poi cominciamo a macinare.
Sì, perché... il tempo passa. Ah, sì. Adesso quell'orologio là è avanti di un'ora, sono le tre... No, no, ma guarda il mio. 5 kg e 90 grammi, caro. 5 kg. Bene. Bene, bene. Allora, questa roba qua la prendo via io. Allora, la mia cassettina con dentro la roba è qua. Sì. Perché naturalmente lui si è preso tutto da casa, Allora. Sono stupende queste storie di Giorgino, io starei tutto il giorno a sentirle. Grazie, molto gentile. Lì. Ti metti qui o ti metti qui? Lì. Sul teflon. Sì, sì. Benissimo. Dopo poi lo spostiamo, dai. Esatto. No, ma lì è... mica roba sporca, di no, no, nel senso che se devi fare la pasta... Allora, provo a dire, provo a fare per il 21 quant'è il sale, dai mo. Allora, quant'è il totale, abbiamo detto? 5 kg e 100? 5 kg, hai detto. E 100, più 23... Fai 5 kg. E mezzo sono 23, 28 e mezzo. 28 kg e mezzo. Sono. Bene. Allora, il 10 sono 280... 280 tu grammi. Fai per 21, c'hai la calcolatrice? Sì. Non dare a memoria, qui i conti vogliono fatti bene, altrimenti prendo fuori il telefono e faccio per dimmi cosa devo fare. Allora abbiamo detto che sono 28,50 per 21% per il 21, no. Per il 21%. Ti viene? Sono 598 grammi di sale. Io ne ho 525, per cui mi mancano 60 grammi di sale, che io ho calcolato per 25 kg. Davide, avevo calcolato per... C'hai un calcolo? Sì. Benissimo, bravo. Questo è sale medio marino di cervi, Benissimo, bravo. Vedete? Come è fratello di questo, vedi? Ah, salina di cervi. Anche io, sì, faccio così, anche uso quello lì. Allora, mi trovo abbastanza bene. Una ciotola non sì. È che sia molto grande, Davide. Sì. Va bene, dai. So che lo dico. Ecco, aspetta, la metto in qua. Bravo. Perfetto, prego. Aspetta, lo metto sulla bilancia. Quanto deve fare? Glielo metto su, subito. No, è meglio lo aggiungo poco alla volta. Lo aggiungo poco alla volta, là. Aggiungi te? Ah, sì. Allora, dai. Sono 530 lì. Hai detto che dobbiamo arrivare a? 5,80. 5,985. Bon. Perfetto. Pepe, Davide. Prendo un vassoio. Pepe. Lo vai a occhio anche quello? Sì, io vado a occhio, però se lo vuoi pesare. Certo vediamo. Che lo voglio pesare. Lo mettiamo in questo ciotolino. Sì. Aspetta che lo metto in tara. Quindi 1,4 per il 28 e mezzo. Allora 28,5 per 1,4. 1,4%. Quaranta grammi. 25, mettiamo questo, perché io così così non glielo metto, lì, quello che è... Sì, vabbè. Perché è rotti, è 3... Vedi? Ah, sì, va bene. Allora, 35 grammi di sale. Di pepe, allora, abbiamo... Aspetta che finiamo, dopo diamo le dosi precise. Allora, qua siamo a posto. Poi hai l'aglio, questi quanti spicchi d'aglio sono?
Quindi sono 5 spicchi. E bastano? Sì, 5 spicchi bastano perché poi... Ah, l'ho lasciato a casa la noce moscata, pensa. Beh, ce l'ho io, però... L'ho tritato e poi l'ho messo in busta e poi l'ho lasciato a casa. Guarda la paia. Niente, mettiamo, dai. Contento. Che questo qui lo devo spalmare. Davide. Sì. Vito? Quanto pesa? Aspetta, fammi vedere. Ah, va bene, là. Guarda. 1,75. 17 grammi e mezzo. Di aglio. Hai mica una grattugia più grande? No? Sì che ce l'ho, aspetta. Sì, perché questa fa venire il freddo quella lì, eh. Adesso il pepe guardiamo perché io... Te la fai bastare questo qua? Sì, 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 per qua. Perché io il pepe non lo peso mai. Cos'è che devo prendere? Ogni tanto mi controllo. Allora, segna, così lo metto sotto il video. Allora sono... 28,500 grammi, chilogrammi di carne. Infatti tengo dietro. Abbiamo detto che il sale sono 590 grammi. 590 grammi di sale. Vacca, che bel lavoro, che ho lasciato a casa la noce. Che bel lavoro. Poi abbiamo detto quanto pepe? 35 grammi. Sì, 30 grammi metti, ho tenuto dietro un pochino. 30 grammi di pepe macinato. Poi abbiamo una noce moscata, la metti intera, non grattugia bene. Ah no, una noce moscata, se ce la faccio, perché vedo che qua è difficile. Adesso vedo se c'è un'altra grattugia. Che io l'ho fatta, l'ho grattugiata a casa, poi l'ho lasciata a casa. E mi hai anche telefonato. Metti qua. Noce. C'è un barchino qua, guarda, è un barchino di mia madre. Sì, no, aspetta. Che vado via con questo. Ho già imparato il trucco, aspetta, che dopo lì ci vanno dei pezzetti grossi. Invece... Scaricassi via subito. Non, perché io qua uso sempre il frullino a grattugiare, non ce l'ho la grattugia grande, se no c'ho quella da limone. No, il coglione sono io, ho preparato. Succede, non è che... Allora, saluti della Baviera, abbiamo letto. Ciao belli, da Giova Cesar. Purtroppo devo lasciarci che bisogna pure lavorare. Ciao a tutti, ciao Simo. Camillo Quattrocchi, numero uno, grandi. Mirko, sempre bello sentire questi resoconti di saggezza popolare. Bella Modena antica, ma questa introduzione dura troppo tempo. L'ho fatta partire perché non eravamo ancora pronti, poi la tirerò via. Non è che... sì, l'ho lasciata un attimo perché stavo cercando di fare... Non sono molto sveglio a fare le dirette, tanto che non ne faccio e ho dovuto controllare tutto e l'ho lasciata lunga. Però in realtà eravamo già qua. Poi magari dopo la tirerò via. L'introduzione era solo per aspettare Giorgina, insomma, così. Dispiace, sì, quello lì mi dispiace. Sono stupende le storie di Giorgino, ci starei tutto il giorno a sentirle. Oliver, esatto, è davvero un piacere sentirlo. Bene, Giorgino, rimpiangi i vecchi tempi o meglio adesso? No, non rimpiango niente. Ho vissuto bene anche una volta, anche se ero un ragazzino che andava a lavorare, faceva anche delle 10-12 ore al giorno, però l'ho sempre fatto con coraggio, l'ho sempre tirato avanti. Come faccio adesso? Quindi preferisci, cioè va bene adesso? Va bene adesso. Ci sono le comodità. Naturalmente, una volta c'era qualcosina in meno,
c'era molta più amicizia, ma c'era molto meno anche da mangiare e tante altre robe, diciamo, ecco. Sì, le cose sono cambiate e cerchiamo di stare dietro ai tempi. Salame prenotato con Daddy Cantonella, bene. Ciao Davide dal Canada, grazie per tutti i fantastici video, grazie per il piccolo regalo e il video saluto che hai inviato tramite i miei genitori quest'estate. Prego, figurati, mi fa piacere. Mi fa piacere, dovete sapere che mi contattano, tante volte mi contattano le morose o le compagne o le mogli di follower, di amici che mi seguono, diciamo, per magari fargli gli auguri, perché fargli una sorpresa così, no? Allora mi contattano tramite YouTube, Facebook, allora le poche volte che le guardo magari ho intrecciato il messaggio, poi mi metto in contatto, gli faccio un video messaggio e glielo invio, così loro glielo fanno vedere per... il giorno del suo compleanno. Che bello, pensiamo bello, che regalone. Belle, belle, infatti bello. Lo dico sempre, mio amore, pensa che fortuna hai tu che io vengo a casa tutti i giorni, ci dico mio amore. Va bene, figurati, allora auguri ancora. Vitto, ciao Davide. Ciao Davide, sono un ragazzo di 14 anni che vorrebbe diventare un norcino, come faccio? Devi andare da, se vivi in campagna trovi qualcuno che faccia, c'è ancora qualcuno che fa il maiale, come, cerca di farti amico e è difficile, sì, cerca di farti amici e andare, devi andare a aiutare per niente, così solo per imparare, ma è difficile anche diversamente trovare. Diversamente devi, ci sono tanti macelli, tante che cercano ragazzi. Ce ne sono, sì, là da me. Allora, io se sono fortunato. Qua vicino ti ci porto io da uno che... Allora, adesso vi spiego. Vuoi un coltello con la lama lunga? Sì, con la lama grande. Sì, questa. Prendi. Io sono un macellaio, dal 1990 ho cominciato, ok? E queste cose qui, in qualsiasi macelleria, non si fanno. No. Al massimo fanno la salsiccia, pochissimi fanno i salami, pochissimi, si contano sulla punta delle dita, perché normalmente le macellerie prendono tutto già fatto, anche la salsiccia. E quindi anche se trovi un macellaio che, da cui andare a imparare, di trovare un macellaio ben preciso, specifico, che faccia anche queste cose qua. Fra l'altro su TikTok c'è un signore di Napoli che fa i salami, anche io mi perdo sempre a guardarlo, mi piace un sacco, che fa i salami tutto il giorno, c'ha la macchina a pedale grossa così, fa salami, salsicce, fa un sacco di cose, mi piace guardarlo. Detto questo, non è facile, non so come poterti aiutare, anche perché vedi, io sono stato fortunato, io, vero? Non lo so, non lo so Davide, se parlavi con me non lo so quale fortuna, tipo di fortuna. La fortuna è di averti vicino, insomma, di imparare, perché questi video rimarranno e quindi quando uno vuole consultarli in qualsiasi momento può andarlo a fare. Bravo Nicolò. Ah sì, domanda generica, per i salami meglio budelli naturali o sintetici? Pro e contro? No. Indubbiamente è meglio il naturale, indubbiamente. Indubbiamente, perché il sintetico tenta a lasciare la carne prima ed è facile che tra il budello e la carne si crea una piccola aria che poi diventa rancido. Là. Vabbè, ma c'è un tipo di salame che si può fare lo stesso col budello sintetico, perché in tanti salumi, in tanti, va bene che sono salumi comunque con dentro i conservanti. Sì, sì, e il cacciatore per esempio. Il cacciatore che c'ha il budello sintetico, che hanno bisogno di meno stagionatura. Esatto. Allora, ripeto le dosi che stanno a mescolare. Scusa Davide, da fare in casa il sintetico. Il sintetico va bene per la coppa, va bene per la pancetta, sì, va bene da per fare in casa... perché sono salumi meno complicati che il salame. Il salame è vivo, ragazzi. Il salame fermenta. Sì, sì, carne fermenta. E la carne fermenta per tutta la durata della stagionatura, cambia, ha dei cambiamenti. Anche l'insaccato normale, ma molto meno il pezzo di carne intero che la carne macinata, ok? Io volevo interromperti. Vai. Per dirti una roba. Che c'è? Vuoi dell'altro pepe? No. Vorrei bere un goccino di vino. Ah, ok, ci penso io. Perché ci penso, poi... gli do solo le dosi. Anzi, bravo. Mentre le do,
penso io, perché so che hai lavorato. No, ma c'è una polvere qua. Ho visto io, infatti sono dovuto andare di là perché mi bruciavano gli occhi. Allora, ripeto le dosi per 28 kg e mezzo di carne. Abbiamo 590 grammi di sale medio marino di cervia, 30 grammi di pepe macinato fresco e una noce moscata grattugiata. E erano 17 grammi di aglio. Sì, io sono 5 spicchi, fatti passare con quel macchinino lì che lo trituri, poi lo faccio pasta. Dimmi cosa cerchi, la carta? La carta cercare. No, no, sto cercando il tovagliolo da asciugarmi, perché siccome che mi sono pulito, dire pulito le mani non è corretto. Sì, ti sei... Ma il sale che avevo nelle dita l'ho messo nella carne, altrimenti... Bello! Dai, pempete! Dai! Vai! Oh, pammate, Cristo! Benissimo! Che bello! Bene, grazie così. Aspetta, è tutto che schiuma. Sì, ma mi devo solo bagnare il becco. Guarda. Davide, guarda, a noi e quei signori che si stanno guardando. State bene. Salute. Oh, che buon prosecchino, eh? Ve lo metto qua davanti. Sì. Prosecchino della Val d'Oviade, sì. Combai. Le cantine serve di Combai. Sì, di Camillo. Non è pubblicità occulta, eh? No, no. Però siccome è un amico di Giorgina... Oh, siamo amici per la pelle qui. È amico di Giorgina, mi sembra giusto, sì, e poi sì, me lo porta sempre buonissimo. Pederiva Camillo. Poi che lo mandi giù, non lo senti. Appunto. Ti arriva dopo alle orecchie. Sì, sì, arriva fra 10 minuti. C'è priorità. Gli imprevisti del mestiere, nulla di grave... Ti sei mai fatto del male? Sì, mi ricordo che hai fatto un maiale con il braccio, con la mano. Con questo dito. Ma non l'avevo tagliato facendo me. Nel 2002. Allora, il tuo è... Ero, siccome che, come ripeto, sarà una borsa, diciamo, ma... Facendo il muratore, molte volte fai anche il falegname. No, ma lui parla di se ti sei tagliato. No, no, no. E feci il maiale con un dito piallato. Ah, sì, mi ricordo, perché c'è nel video. Nel video che abbiamo fatto di quando facevi, quando eri giovane. Nel 2002. Ah. Avevo quel dito qua piallato. Sì, sì, no, no, Davide, va bene. No, dopo far male dei piccoli taglietti dove ci va il cerotino subito è una cosa normale. Perché tu guardi lì, con la mano vai in punta, pizzichi il coltello in punta e tac, perché ti viene... Ma roba, roba da niente, roba da cerotto. Allora, c'è finalmente un po' di rusticità, autenticità, abbasso il politicamente corretto. Ciao Davide e Giorgino, grazie, ciao Alessandro. Oh. Vi brindo con un bicchiere di Lambrusco, grazie. Grazie. Mario. Ciao Alfebbro, ciao dal Febbro, Norcino per passione, ok, ciao. Banderus, Davide, sei stato fortunato. Dobbiamo salarla, adesso vediamo come fare. Lì, sopra lì. Buttiamo qua sopra. Lì, tutta la rovesci lì. Ok, posso togliere il pepe? Sì, sì, sì. Perché se vuoi possiamo aggiungere anche questo tagliere qua. No, no, sì, no, io starei qua. Lì, la rovesci lì, la carne, poi io vado di là. No, sono di qua. No, puoi anche andare di là. Ecco, bene. Sì, sì, lì. Uno. Ah, di qua. Aspetta, facciamo così, Davide, non c'è molta. Sì, no, la mettiamo sopra, non è un problema. Difatti il dubbio di Giorgino era proprio questo, un posto. Sì. Perché lui c'ha un banco che è largo il doppio, forse anche il doppio tripio. 4 volte. Allora lì si lavora meglio. 3,50 però... per 2,80. Mettiamo sopra quell'altro. Sì. Poi dopo vedrai il cadavere in qualche modo. Aspetta. In qualche modo ci riusciamo. Perché noi la saliamo prima di macinarlo. Sì. E non dite che si rovina il tritacarne, perché non si rovina. Ma una volta, sì, una volta c'erano i coltelli di ferro. Era un'altra roba, adesso sono d'acciaio. E poi io preferisco, se si rovina un coltello, preferisco che si rovini il coltello.
che si rovina la carne. Quando puoi andare a ricomprare. Sì, beh, ma non c'entra. Io mi allargherei un po'. Adesso vado di là a trattenerla. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. No, non preoccuparti, che vedrai che... che la mosca mangi il cavallo, vedrai che noi... Quando veniamo davanti vedrai che ce l'abbiamo. Ok. Va. Puoi già andare a macinare. Mentre tu macini, lasciala andare qui sopra così se c'è del condimento la carne me lo prende. Ok? Sì, guarda, già qua. Ti lascio i raschietti così lavori bene. No, no, ma io vado dentro. Spero di non coprire nessuna delle camere. Ecco, caro Davide, guarda, se vuoi vedere, guarda. Non so se si, guarda, si vede, no? No, sono che ricopro. Spostati te. Spostati un attimo. Sì. Guarda, ma Davide, vedi? Aspetta, vedi. Vedi i budelli? Come va. Sono messi, guarda. Lassù. Guarda. Guarda, Davide. Limone, aglio, vedi? Aceto bianco, sono, guarda, sono bianchi come un dente di cane, vedi? Adesso li lavoro con l'acqua calda. Questo è il tritacarne che mangia, eh? Sì, ascolta, l'acqua calda come faccio, Davide? Più tieni premuto il pedale, più esce acqua calda. Ah, bene. Ma quell'altro. Questo, va bene. Allora... rispondiamo. Giorgino Superstar, ciao ragazzi, saluti dalla Croazia. Davide, sei stato fortunato. Grazie. Sì, lo so anch'io, grazie. Ci fai vedere il video dove ci spieghi bene come staccare i pezzi dalla mezzena del maiale, dici? Si può fare. Ma sì, alla fine è uguale, basta solo dividerla in tre. Non è... il prosecco su internet, ma non lo trovo. Sto cercando... No. Le serre di Camillo si chiama. Sì, le serre di Pederiva Camillo. Di? Pederiva. Pederiva. Pederiva Camillo. Pederiva Camillo. Con vai. C'è su internet. Me lo sto... Sì, guarda le sue etichette, c'è lì. C'è su internet, adesso no. Dopo ci guardo. Vi brindo col nero d'avola. Buono. Sì, è un'altra cosa. Sì. Un vino un po' più complicato. Nero d'avola ci vuole del pelo sullo stomaco. Grande Davide, un saluto da Guiglia addirittura. Ciao Samuele. Buongiorno ragazzi, Davide, non ti offendere perché ti seguo e mi piace ciò che sei. Mario Giorgino, un grande, mi ricordate l'infanzia, le cose genuine. Bene, mi fa piacere. Buongiorno a tutti, da quando vi seguo ho imparato parecchio sulle salsicce. Siete bravissimi, grande Giorgino. Saluti a Stella. Perché il sale prima di macinarla? Perché siamo sicuri che è mescolato bene. Perché
Allora, partiamo dall'inizio. Una volta si diceva che era meglio non mettere il sale prima di macinare, perché una volta l'attrezzatura era diversa da quella di adesso. Adesso abbiamo dei tritacarne in acciaio inox che non hanno paura di un po' di sale macinato. Poi non è che lo facciamo tutti i giorni. Poi è anche un'abitudine. Poi una volta fatto lo lavo, non è un problema. Se lo lasci lì, allora forse sì. Sì, è anche un'abitudine. C'è molte persone che macinano e poi salano dopo. Allora, salandolo prima di macinarlo, il sale, il suo pochettino di sale va dappertutto. Ok? Dopo basta solo mescolarlo manualmente. Per dividere un po' il grasso dal magro. Sì. E andare a aggiungerci il nostro vino, insomma. Il nostro toccasana, la benedizione. Un'altra cosa che non ho fatto, il pepe in grani. Quello lì. C'ho quello spezzato io, se vuoi. No, vorrebbe in grano. Io voglio darmi in corso, porco. Adesso guardo cosa c'ho. Se no lo vado a prendere, non è un problema. Cassa, via, sono. Allora, grande Giorgino e grande Davide, un saluto da Rimini. Ciao Matt. Ciao Davide e Giorgino, ero a pranzare fuori. Sono arrivato solo ora, bene. Spero che hai mangiato bene almeno. Speriamo. Io ho mangiato i maccheroni e il ragù. Ho mangiato e bevuto bene. Sì, quando uno paga. Ciao ragazzi, Giorgino, sei un maestro, ti ammiro tantissimo, un abbraccio grande. Grazie, salute, tanta salute. Poi abbiamo Giorgino e Tivario. Ciao Dario, ciao Davide, complimenti a tutti e due. Grazie. Ciao Davide, ti ho mandato le mail per il salame. Non vedo l'ora che sia pronto, va bene, con calma. Tempo passa. Siete dei grandi, vi adoro, grazie Eleonora. Quindi serve per distribuirlo meglio nella carne, esatto, perché se noi la saliamo prima, viene macinata, c'è già il suo pochettino di sale un po' dappertutto, no? E siamo sicuri che si è mescolato. Metti la camera sopra il tritacarne. Ah, ok, adesso ho messo questo, va bene? Siete il top, grazie, siete dei grandi, vi adoro, Eleonora, grazie, l'hai già letto. Quindi ok. Ciao Davide e Giorgino, saluti dall'Argentina. Avresti mai pensato che qualcuno in Argentina ti vedesse? No, mai dal Canada la televisione. Dal Canada. No, non è tanto. Ma sembra di aver letto un quel dalla Cina. Anche? Cina, Giappone, Australia. Sì, sì. Scrivono dappertutto, Giorgino, sei internazionale. Oi. Ti vogliono là perché vogliono. C'è gente che vuole aprire dei locali. Mi ha chiamato là per fargli i salumi. Beh, sarebbe bello. In Sudafrica mi hanno chiamato. Avessi un'età inferiore, guarda che. Addirittura in Germania mi hanno chiamato perché c'è un signore che sta facendo un ristorante dove all'interno vogliono far vedere i salumi, come si fanno i formaggi, esatto. E servire solo roba fatta al momento lì. No, sarebbe, sarebbe. Purtroppo io non riesco. Io non riesco. Adesso me ne rendo e porterei qua. No, io adesso il tritacarne lo sposto, non ci sei mica più. Però a me serve un pochino di vino rosso e del pepe in grani. Allora aspetta che spengo. Sì. Così, lì. Bravo, così. Okay. Spengo un attimo. Mi sembra che l'impasto sia veramente buono. Il profumo c'è. Bello, bello. Questo è come si presenta la fetta del salame, vedi? Dopo va. Ok. Aspetta che adesso. Adesso facciamo così. Lì, così si vede bene la macinata. Ah, qui è così, guarda. Mi davo le mani. Sarà la fetta del futuro questa, guarda.
Ecco fatto. Allora. Pepe in grani. Quanto te ne vuole? Quello che c'è. Te lo vado a prendere di là. Ecco. Benissimo, pepe in grani e poi facciamo una roba. Qua sarebbe molto meglio se noi avessimo un pochino di lambruscolo, caro Davide. Sto prendendo nota, eh. Stiamo mettendo il pepe in grani. Il pepe in grani va a piacimento. A me piacerebbe che ogni fettina di salame ci fosse un mezzo pepe. Per l'occhio, perché non è che gli dia dei sapori, ma per l'occhio. Per me la fetta del salame, quando tagli il pepe, è bellissimo. Vedi? È bellissimo. Ciao Davide da Ferrara, anche io sono un muratore come Giorgino. Saluti dall'Argentina, da Biangeletto. L'hai fatto il macellaio d'inverno? Vincenzo, ciao Giorgino, ciao Davide Giorgino. D'inverno l'hai fatto il macellaio? Vino rosso si usa solitamente per fare questo lavoro secco? No, va bene anche tipo. Bianco. Questo è Lambrusco, Lambrusco di Modena, Fratelli Carafoli. Oh, da noi! Sì, sì, siamo confinanti, è alla grande. Alla grande di Nonantola. Vino frizzante secco. Sì, sì. Fratelli Carafoli, per bacco. A Ravarino. Vabbè, a Ravarino, lo stesso, sì, a Ravarino. Sì, sì. Prodotto in Italia, mi raccomando. Sì, ma anche è alla grande, sì, sì. Oh, conosco la cantina. Mi piacciono questi momenti ASMR con Giorgino da solo. Ah, ok. Va bene. Vieni, Davide, vieni, mi hai detto quei buchetti che faccio io con le dita, con i bravo. Vai, vai, vieni un pochino più in qua. Bene così, Davide. E mezza bottiglia? Metti un altro pochino, dai. Bene, due bicchieri così, bene. Ok, va bene, sì. Bene. Forachiamo con le mani che vado un po' sotto, così facciamo quando mescoliamo. Lo troviamo subito. Vale. Sì, fa sentire com'è quella roba lì. L'odore non mi sembra male, eh. Va bene, bevono il tubo, sai qua, noi muratori con un bicchiere trovavamo una botte. Basta, stai lì a cambiare il bicchiere, ma Cristo. Ma voilà, Davide. Buono, però... E quando non c'era il bicchiere usavi il mestolo. Prosecchino. Sì, un'altra cosa. No, ma io voglio sentire l'impasto de. Sì. Buono. Sì, un secco per morire. Beh, lascia la lingua secca. Sì, sì, un secco per morire. Ma tu quando lo metti in bocca sembra più abboccato che secco. Sì, sì. Sì, sì, ci sta bene qua. Davide, dai mocandem. Allora, devo venire a mescolare? Sì. Aspetta che... Sì. Sì, perché per me è troppo. Mi immagino. Volevo solo liberare un po' e arrivo, eh. Perché poi c'è da tirare fuori anche l'insaccatrice.
ti ho lasciato dietro la striscia qua, non quella striscia là dove c'è la guerra, di casa, no, ti ho lasciato dietro quella perché non arrivo. Sì, sì. Non arri- ci arriveremo pure che la carne mi vada per terra, quindi è meglio fa che la carne ti venga fuori tra le dita. Sì, devi mungerla. È vero, è bravo. Spero di non coprire la camera. No. No. Allora, vediamo. Aspetta. Davide, che spostiamo. Poi dopo veniamo via. A così veniamo via e la portiamo ancora qua di dietro. Ecco, nel salame, questa qua è la cosa più brigosa. È quella che piace di meno, diciamo. È per questo che molti si comprano l'impastatrice. Ma ce l'ho io. Però non è uguale. No, no, la mia è un'impastatrice da 20. A tre pale o due? A due. A due da salsiccia non va bene per i salami. No, ma io è da 20 kg, 25. Ci metto più tempo dopo a pulirla che ne fare che fare questo lavoro. Perché fai prima a farlo. Non te ne accorgi. Sì. Mi dispiace, ma è così. Andiamo là di dietro. Che la portiamo là di dietro questa qui. Lì. Beh, poi adesso facciamo così, andiamo là davanti, così Davide, vedi come diventa con la tia, diciamo, fa, sì. Fa quella pericola lì, ecco, vedi. Questo qua è il momento ASMR. Così, vedi. Quindi si può usare un po' di vino come si vuole. Vorrei avere un nonno come Giorgino. Grazie. Un brindisino per Giorgino. Bravo, grazie. Giorgino, tutto a post. Ah, salva, Claudio, ti saluta Claudio, Salvador. Tutto a post, Claudio. E niente in regola. Giorgino è il nonno che tutti vorrebbero. Ciao Mauro. Ciao. Dalla Francia. Ecco così, guarda, è così. Inizia a fare, Sì, sì, lo siamo lì, adesso che siamo qua, siamo arrivati. Facciamo un altro giro. Così. Vedi. Ma questo. Poi lo saltiamo là di dietro. E poi torniamo avanti. Sì. La tiriamo giù poco alla volta. Poi dai, facciamo così. A poco alla volta. Allora noi siamo sicuri. Sicuri. Che facciamo un bel lavoro. Senti che fa? Che fa? Andiamo bene, ce n'è ancora. Ah, se facciamo un bel 48. E cos'è? Sì, inizia in maniera. No, no, va bene così. Che bella tia, raga. Tia vuol dire quella colla che la carne fa il pelo. Se doveste parlare a bassa voce, tipo ASMR, arriveresti a 1 milione di iscritti in un attimo. In un di minimo. Ah, va bene. Parliamo piano. Più pianino. Si sente il rumore della ciccia. Com'è che fanno? C'era una la sorella Betta che mi segue, la gemella Betta che fa l'ASMR e mi segue.
gli regalo il suono da mettere nei suoi video, il suono della carne e del salame. Ma la carne qui non è che... perché ha più quello del cotechino. Te devi sapere, Giorgino, non lo sai, perché te non sei un frequentatore di YouTube. No. Allora, AMSR fanno quei suoni, sono delle persone che fanno dei suoni... assomiglianti a... No, fanno dei suoni per rilassarti. Ah, no? Ho capito. E tu ti metti le cuffie e ascolti questi suoni, e loro usano le unghie e grattano. Sì, sì. Fanno come dei... il gatto attacca la porta. Bravo, sì, attacca... Io non sono porta. Alla porta. Bene. E c'è un sacco di gente iscritta a questi canali che si mette le cuffie, ascolta questi suoni, si rilassa... Allora... questo, e questo è un rumore che potrebbe essere... Questo, guarda che, guarda com'è. Ah, adesso io lo assaggio. Guarda, ma guarda che pellicola che fa, vedi, sì, quei, sì, peli che fa. Sì, io dico la tia. La tia? Sì, fa. Oh, che bella, che bella, che bella. Adesso facciamo così, guarda. Basta? Allora adesso tiro fuori l'impastatrice. Sì. Che mi andate bene. Sì, dopo sporchiamo tutto. Usiamo quella dritta o quella verticale? Quella dritta ce ne sta di più, dai. Quella che vuoi, Davide. Boh, la prima che trovo. Vedi, quella che ti pare. Adesso via, io, ma... adesso io mi preparo quelle mie robine qua. Oh, ma se devi bere, devi andare in bagno. Oh, no, per adesso mettiamo, no, in pausa, eh. Dopo andiamo anche in bagno, sì. Mettiamo in pausa. Ah, ci penso io, ci penso io. Te cura i budelli. Ci penso io a darmi la pulitina. Ci penso io. Ci Davidino, penso io. Io mi assento un attimo. Bravo. Aspetta, dammi il microfono che se fai dei rumori dopo... Aspetta, aspetta. Ok, lo tengo io. Dopo si sente. Sembra giusto, eh? Dopo il vino... Ok, intanto io do una sistematina così non camminiamo sul latte versato. Prendo la scopas. Eccomi qua. Perché sono caduti 2-3 cicciolini e dopo se ti vanno sotto al piede, dopo fai un paciugo, è meglio tirarli su subito e se no dopo te lo imbratti dappertutto, lasci il bollino dappertutto. Mi ero detto che mettevo i cartoni oggi, quelli che ci sono fra i bancali d'acqua, ma mi sono dimenticato, troppe cose da pensare. Io sono un po' in piedi dalle 3 di stamattina col negozio, uno inizia poi un po' a svalvolare a un certo punto. Sono andato a Luna a prendere mio figlio a scuola e poi sono venuto qua direttamente. Ok, bene. Oh, adesso sì che ci siamo. Adesso mi lavo le mani. Momenti di pausa, scusate, ma ci vogliono anche quelli. La raschiera l'ha già messa nella lavandina, adesso la lavo. L'ha già messa apposta. Il raschietto l'ha già messo là. Allora, ma quanti salami ci vengono con tutta quella carne? Un 35 salami circa. Davide, io ti seguo sempre. Faccio salami, ma le salamine da sugo, voi non le, no, non le faccio le salamine da sugo. Facciamo i cotechini che
che è troppo salata la salamina, comunque si può fare, possiamo fare il video, ci do le dosi. Io vedo precario quel tagliere. No, è a posto. E per il salame di cinghiale hai già fatto un video? No, mai fatto. La ricetta com'è? Dovrei guardare, però il cinghiale è molto magro e il salame a me non... Sì, dovrei guardare qua, non ce l'ho a memoria. In questo caso per fare gli ASMR è meglio fare un altro brindisi. Sì, possiamo farlo prima di fare i salami, no? Un brindisino? Un brindisino, sì. Mi sono grande fatto domani adesso? Allora dice, ma non fa male la carne di maiale cruda? No, ma per quello che si chiama noi, guarda, ma se questo può far male. Per assicurarsi che il sale c'è. Esatto. Sono parte dei salami che potrete avere solo se mandate una, non di più, mail di prenotazione all'indirizzo che trovate in descrizione. Perfetto. Due salami per Claudio. Allora Claudio devi mandare le mail, eh. Hai mandato la mail, Claudio? Giorgino, si capisce. Va bene. Vitto, grazie. Prima regola macelleria, lavora pulito. Esatto. Ciao Davide, è sempre interessante i tuoi video. Quando saranno pronti quei salami? Siamo circa a fine gennaio o febbraio. Dopo tritata la insacchi subito o la lasci riposare? No, la vuoi fare insaccata subito. Attenzione alla paletta in metallo che ha usato per terra. No, ma l'ha messa nel lavandino, eh? La sì, paletta. Sì, sì. No, l'ha messa nel lavandino. E quello Sì, già via. Quello della pluma era mora romagnola. Esatto, sì, esatto. Grazie per tutto il duro lavoro. Avete visto cosa c'era da fare per fare? Adesso noi chiacchieriamo, facciamo due sì, diciamo due cavolate, insomma, così stiamo in compagnia. Però ce n'è da fare lo stesso, eh. Dunque io dicevo una roba. Aspetta che ti metto il microfono adesso. Dicevi? Che a me ho bisogno di acqua calda? No, ho bisogno che tu mi faccia una palla più in là per fare il salame, per mettere il budello? Senti, io mi sposto tutta la carne sul mio tavolo. Bene. E tu c'hai tutto il piano lì. Vai. Ok, così io intanto lo riempo. Va bene? Il microfono ce l'hai, puoi parlare. Cosa vuoi, la carta? No, voglio che tu mi sposti. Ce la faccio io, faccio io. Bene. Tu finisci con i budelli. Sono d'accordo che tu la pensi così, Davide, guarda. Là, te mettila di là, subito. Bravo. Perfetto. Così tu l'hai vicino, fai tutte le tue robine. No, il raschietto è stato lavato, pulito a regola d'arte. Quindi noi lì. Tanto tutte le volte li lasci qua. Oi. Non c'hai il tacchino, ma ce n'hai un po' da prendere a casa? Ci sono dei tranci, perché mi arriva domani la macelleria. Anche delle fette? Sì, qualcosa ci sarà. Così avanzo di stare lì a tagliare, a fare le fiole. Però Giorgino, non mangiare il tacchino, dai. Allora, mi hanno detto che non devo mangiare. Ma chi è che te l'ha detto, che non capisce niente? Il dottore. Ah, allora sì. Non devo mangiare carne rossa, perché ho una piccola cosa renale, appena, e non ho detto niente, carne rossa. Boh. Allora, ma io non glielo dico mica. Ma faccio gli esami, li vedono da lì, eh. Aspetta che ci do una bella passata. Tu qua fai i budelli? Sì. Dovrebbe essere 60, sono 48 dei valori. Non so cosa vuol dire, ma è quello. Vabbè, lo saprò lui. Niente proteine, dico bene? Ah, non lo so. Ah, anch'io. Mi ha detto così, è mio uomo, quello che mi tiene d'occhio. Se fossi stato un dottore non sarei qua. No, quello che mi tiene d'occhio. Ah, ok. Allora, noi facciamo così, va, lì. 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 Siamo quasi pronti.
alla macelleria, lavora nel pelo geletto. Dopo, allora, dopo tritata, la insacchi subito, no, rimane, la insacchiamo subito. Attenzione alla paletta, che okay, l'abbiamo letto. Ciao, quello della pluma era... Sì, l'ho già risposto. Saluti dalla Russia, grazie per il tuo duro lavoro. Per fare i salami di cinghiale, il grasso ci vuole di maiale, almeno sì, 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 perché sono molto magri. Pancetta e grasso di, schiena. Te la porto in negozio. Per fare i salami... Ah, la mail, ok Claudio, va bene. Va bene, ti scrivo un'email, riesci a mandarmi la ricetta del salame di cinghiale? Ci guardo, scrivimela, ok? Marco la porta in negozio. Sì, Marco, Marco Lassastar Claudio, che è un mio socio, che fa, che lo vedo tutte le mattine, tranquillo. Diciamo è quello che mi ha insegnato a disossare i prosciutti. Ok? E non solo. E non solo. E non solo. Anche io ho imparato a vedere. Il tavolo tra il cartone nero e la bilancia. Sai che quando venivo a prendere i prosciutti, parlo sì, di vent'anni fa, ma adesso, adesso lo guardavo e ho imparato tante robe a vedere, Claudio. Sì. Niente di disossare il prosciutto, sai? Sì. Perché un conto è lavorare la carne fresca, un conto è lavorare la carne da mangiare, è un'altra roba. Sapevo che ci andava un po' di maiale e un po' di cinghiale anche. Differenza fra insaccatrice orizzontale e verticale, niente, solo il posto che tengono alla fine. Poi quella là è un pochino più piccola, adesso che ho il posto in piano posso lavorare con questa qua. La praticità e nient'altro, esatto. Ciao dal Portogallo. Chi si trova bene in verticale e usa quella, o chi ha abbastanza spazio e usa quella orizzontale? Wow. Adesso me ne deve arrivare una verticale col pedale, 12 litri. Quella è comoda. Io ce l'ho anch'io a pedale, però è orizzontale, è una 9 kg. Ne ho due elettriche. Mi deve arrivare, me l'hanno mandata... Ma sono in orizzontale, due tre spade. Ho due, tre spade. Ne ho quattro delle insaccatrici io, ma due sono manuali. No, costa sui 300 euro quella lì. Ma dico già il prezzo. Ah, così. Sì, sì, sì. Quella lì con il motore a pedali. Ah, sicuramente, Sì, perché costano 100 e passa queste qua normali, ma è toga. Sì, sì. No, è molto comoda. È molto comoda, sì. Ah, dobbiamo scegliere la punta, caro. Guarda dietro la bilancia. La punta di che cosa? Ah. L'imbuto. Ah, scegliamo quello che ci vuole, sì, sì. L'hai in acciaio inox. Vuoi, ce l'ho anche di teflon? No, 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 no. Per me va bene quello che piace a te, a me mi sta bene. Ah no, lo accompagna, Giorgino. Vabbè. Questo è un 5 kg, facciamo 5 salami. 4 ne farai. E mezzo. Sì, sì, perché non lo riempio poi mica fino. Tendella apposta. Oh. Guarda quella lì piccola. Dottor Sul, mi sei la posta. Dopo la che vede solo in macchina. Quella lì va bene. Lo vedi, c'è la posta. Boh. Dopo la vede solo in macchina. Che bello, che modo avere le macchine da me. Beh, vabbè, ma c'è questo qua lì. È solo modo avere le macchine. Ok. Vamo in punta. Era meglio metterci una spugna qua sotto. Sì, di sicuro. Ok, vada. Va, top. Bel salame. Provo a pesarlo, così mi oriento con gli altri. Oh, Madonna Santissima, che imbus. Oh, che la paia, che brutto lavoro. Ah, pesalo intanto. Lo facciamo più corto. Ecco, bene, così li faccio lunghi così, vedi?
Dopo che lo taglio, lascialo lì. Sì, sì. Bene, bene. Allora i budelli sono stati lavati, girati e adesso nel metterli su vengono rigirati. Invece. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, no, vai, vai. Vai. Si stava. Stop. Praticamente dove c'era la cacca è il di fuori. Esatto. Vai, aspetta. Vai, vai. Quello che sta usando è un foro salame. Top. Prova, vediamo, diamo una controllata. Questo si è bucato. 1,150 kg, resta 1 kg netto, sì. So che ci venga l'ultimo. 4, se te l'ho detto, vai. Top. Ecco, questo è giusto. Questo è giustissimo. La comodità è averla più grossa, naturalmente. Come? La comodità è averla più grossa. Sì, sì, beh. Quanto lunghi fate i salami? Li fate circa la 50 centimetri. Perché li hanno pesati, eh. L'ha pesato per vedere. Altrimenti diventano 1,8 kg, 1,7 kg, 1,8 kg. Che sono oltre i 60 centimetri. Attenzione, c'è un po' d'aria adesso. Vai. Aspetta, no, ma adesso noi rimediamo, sappiamo come dobbiamo fare, vai. Top. È un bel salame. Mi trovo meglio con la verticale. Ciao Davide, scusa se mi permetto, dato che c'è tanta gente che vuole imparare, perché non organizzi dei corsi di formazione? È un impegno mica da poco. Non lo fa perché... per coincidere il lavoro, sì. Top. Esatto, non riesco a fare, cioè mia moglie, se faccio una cosa in più mi uccide, basta, fine, perché già troppa roba, sì. Troppa roba. Per me il canale non è un guadagno, è un hobby, perché qualche cosa sul canale si prende, non lo nego, qualche centinaio d'euro che io investo, poi avete visto l'attrezzatura che ho, li investo un po' per far vedere meglio i video e per le cose che provo e così. Lo faccio per passione e per divertimento, quindi se una volta non carico un video o meno non è per è perché non ce la faccio, avendo un negozio. E invece io lo faccio per i soldi, eh. Ah sì? Ah, di fatto Giorgino fino adesso ne ha presi dei soldi, no, però Giorgino lo fa per l'orgoglio, perché lo fermano in giro. Sì, è vero. Lo fermano in giro e gli chiedono, ma lei è Giorgino? Ieri, aspetta. Ieri la camera ardente, un bel posto. Sono lì e uno mi picca sulla spalla, mi giro e fa, scusi, ma lei è Giorgino? Sì, perché? Vedo sempre i suoi video con Davide. È un cerco montoso, mi ha detto, e poi dopo io non ho capito bene perché. Stop. Ah, stop, è meglio. Bene. Ah, forse un altro ci viene, no. Ah, mettiamo quello. Proviamo. Sì. Vada. Top. Sì, siamo lì, è un chilo, è un netto 1,65 kg. Ah, sia chiaro che vanno a numero, non li pesiamo, decidiamo un prezzo a numero, più o meno li facciamo tutti uguali, grammo più, grammo meno, sì. Visto che non siamo al negozio, se no diventiamo matti qua.
stanno tutti. Salame, dopo ci guardiamo. No, lì sopra ci stanno di. Ma adesso metto tutti quelli che si può. Poi dopo guardiamo. Vai. Top. Joe King, grande Giorgino. Grazie. Ci dice il procedimento del budallo da quando è stato pronto da insaccare? Sì. L'ho bucato. L'ho bucato adesso. Tu vai a prendere il budello dai venditori di questa merce. Boh. L'unica cosa che devi fare è devi lavare 4-5 volte. È sotto sale quando lo comprate. Sì. 4-5 volte in acqua tiepida o caldina. Per come ve li danno, come li comprate, buttate dentro al lavatoio o qualcosa del genere e lo passate 4-5 volte per l'acqua. Bene, top. Poi fatto questo, prendete un catino, un secchio, quello che avete, lo riempite di acqua calda e poi cominciate a rovesciare. Rovesciare il budello vuol dire di fare questa operazione, così, guarda. Adesso te lo faccio vedere così. Allora, per scriverti per la ricetta uso le mail nella descrizione. Sì, scrivici ricetta salami cinghiale. Ti mando le dosi della carne, del sale e di quello che facciamo noi, quello che ho io. Quella motore a pedale quando ti arriva, se fai un video sarebbe top. Sì, quando mi arriva farò un video, faccio la salsiccia con il parmigiano reggiano dentro. Dunque, questo è il budello che avete lavato 4-5 volte in acqua dalla compera al lavaggio esterno del budello. E lo comprate così. 4-5 volte in acqua tiepida o calda, che è ancora meglio. Poi prendete il budello, avete già un secchio con dell'acqua calda o sotto il rubinetto, ma è meglio il secchio. Prendete il budello e fate quel lavoro qui, guardate, così. Lo rovesciate, lo prendete qua. Mettete l'acqua dentro lì, quello vi fa da contrapeso e lo si rovescia da solo, non c'è problema. Guardate, adesso lo faccio vedere un attimino. No, non ti vedono. No, mi vedono. No. Non ti vedono da lì. Mi vedono. Ah, vai là. Ecco, guardate, io ci ho messo dentro un pochetto d'acqua, eh? Avete visto come ha fatto la rovescia? Vedete? Lo chiama da solo, vedete? Ecco. Questo è il budello, guardate, rovesciato. Qui lo lavate 4-5 volte bene con l'acqua calda, poi lo lavate 2 volte con l'acqua fredda. Mettiamo che siano 10 budelli, proviamo a fare un calcolo. Mettete 2 spicchi d'aglio, mezzo bicchiere d'aceto, 6-7 litri, 5 litri d'acqua e un limone spremuto con la buccia e tutto. E l'arancia? L'arancia, se avete un'arancia mettete anche la pelle dell'arancia, che quello non disinfetta ma fa profumo. Fa odore, e l'odore è molto buono. Sì, tira via l'odore della sciaisa. Sì. Vai. Boh, dai. Top. Ce ne viene un'altra. Quella motore di arrivo, sì, farò la. Stavo dicendo, Giorgino, che faccio la salsiccia con dentro il parmigiano. Vuole mangiata subito. Sì, ma la salsiccia comunque la vuole sì, mangiare. Sì. No, non fare come me che ho della salsiccia che ha 7-8 mesi io, Sì, vabbè, ma tu la fai stagionare. Sì, sì. No, la metto, Davide, la metto nei sacchetti sotto vuoto. Poi non è che io d'inverno faccio 20 kg di salsiccia, ma poi c'ho mica mangiare in un colpo. Sì, ma la salsiccia si può fare in qualsiasi modo. Sì, ma qualsiasi. Ma io l'ho fatto col tacchino, l'ho fatto con il manzo, l'ho fatto con un po' di tutte le carni, il pollo. Quando c'avevi i miei nipoti piccoli, facevo la carne, facevo la salsiccia con 2-3 carni, o anche 4 dentro, con un 16-17% di sale, poco, quel tanto che manteneva la carne. L'ho fatto di tutti i tipi. Per 1000.
Oh, per mille, sì, per mille, sì. Adesso allora, adesso che l'hai detto, la faremo il video. No, quest'inverno facciamo la salsiccia di... Quest'inverno sono molto occupato, eh. Ho da fare la macellazione per un signore che ha un ristorante, sì, simile a Bottura, quelle vicinanze lì, hai capito? E lì ci sono impegnato, come qua con te. Poi ho la mia macellazione, due maiali, perché sono io e tre figli. I tre figli, due sono fuori di casa, però ci faccio la macellazione io. Poi ho la Monari Federzoni, la certificio, quello non posso mica... posso mica dire di no, quelle persone lì. Ma noi basta un'oretta per fare la salsiccia. Poi ho alcuni amici che non riesco a dire no, mio nipote e i miei nipoti. Ma cerco di dare un taglio a queste cose, perché c'ho poco spazio per... Manovra. No, c'ho poco spazio per l'invecchiamento lì, la stagionatura. Stop. Adesso abbiamo lo stagionatore. C'ho poco spazio per quello, perché c'ho i muratori là. Quindi, vedo che faccia bene. E poi... ho mio cognato che ne vuole anche lui, insomma, ho delle persone, non posso dire di no, però questo io vedo che ci lasci lì. Poi dopo ci sarà la polisportiva, un'altra cosa. Cambiamo visualizzazione, da qua che ci vedono un po'. Bene. Riempiamo? Vai. No, tenete un piccolo. Top. Quella sì. Dice, mi sa che pure ha ragione la moglie. Esatto, bravo Vincenzo, sì, quello che dicevo io. Sì. Quanto perde di peso il salame stagionato dal fresco? Peso un buon 40%, 35-40%. Anche qui vi devo vedere che budello è. Perché questo qua mi perde un pochino di meno, perché dopo è cartilagine. Quindi resta più, diciamo, protetto. Se noi prendiamo il budello da qui, andare avanti, che ha una membrana solo, cala il 50%. Ti chiedono, la parte liscia è la parte esterna, quella che ha i filettini e ruvida è interna? Signor sì. La parte esterna è quella che ha i filettini? La parte interna ha tutti quei... è rude, vedi che ha tutti i filamenti col grasso. E dove va a finire quella lì? Questa ci va la carne. La parte dove ci sono i filettini di grasso? Sì, qui ci va la carne. Invece dove è liscia... E dove c'era la cacca? E dove c'era la cacca. Invece dove ci sono quei filamenti lì, era il grasso della pancia. L'esterno, la rete. Diciamo il grasso della pancia, così ci intendiamo. Un vostro video è un gran regalo, grazie. Grazie Luca. Samuele, grazie mille. Hello from America, Joan Vorelli, ciao. Joan, se dico bene, scusa, un bacio. Potresti rimettere la camera dall'alto? Per vedere. Sì, è meglio, secondo me è meglio. Sì. Comunque, ricordatevi una roba, che non vi vendono i budelli rovesciati, ve li vendono sempre. È impossibile che vi vendano i budelli rovesciati. Quelli che vi vendono i budelli, siccome che è un budello salato, il sale è sempre dalla parte dove c'è la cacca. Quindi dove ci va la carne è sempre quello di dentro che è protetta. Che dovete voi altri rovesciarlo e proteggerlo con acqua, aceto e limone. È quello lì. Forse non c'è nessuno che ve lo offende già rovesciato, pronto da insaccare. Che io ci avrei anche delle perplessità poi. Vedete che c'è anche le pellette dell'aglio. Ancora.
aceto e limone. Ce ne vengono un'altra decina, secondo me. Aglio, aceto e limone almeno per una giornata, anche un giorno e una notte. Non troppo, perché dopo potrebbe l'aceto e l'aglio potrebbero bucarli. Sì, bucare, metterli lesi in modo che poi si rompono. Anche l'aceto ce ne vuole, ma in misura ridotta. 5 litri d'acqua, poco più di mezzo bicchiere. Un bel limone spremuto. Tento. Un bel limone spremuto con la scorza. Adesso lui li sta asciugando. Sì. Meno acqua ci rimane dentro, meglio è. Grazie mille, Love from America. Potresti rimettere la camera dall'alto, te la metto subito. Ecco. Così si vede meglio. Li potrei anche mettere... Vai. Aspetta. Quella lì, questa è la migliore. Ok, nell'angolo vi metto quello lì. Mm. Anzi, nell'angolo di qua. Così si vede meglio. Grazie, grandiosi ragazzi, vi voglio bene. Siete del top, ragazzi, vi voglio bene. Ciao Davide, ciao Giorgino. Bene, andiamo avanti con questa insaccatura. Vai. Vai, sei puoi già andare. Top. Grazie per tutti i chiarimenti. Non so chi lo farebbe. Solitamente tengono tutto questo segreto, fanno tutti preziosi. Grazie di cuore. Hai ragione, bravo. Forse date un voto, ti do 10. È vero quello che dici, non c'è niente di importante. Molle. Anche perché sennò morirebbe lì. Ma scherziamo. Ma qui vedo che il mondo va davanti, è quello che è il ragione che vorrebbe imparare. C'è da dargli la medaglia a quel ragazzino lì. Stop. Avevo scritto anche l'altro mattino. Vai. Purtroppo mi arrivano 1 miliardo di email, ragazzi. Tutte non riesco, delle volte la vedo anche dopo una settimana, se la vedo. Top. Perché oltre a tutte quelle del lavoro, ho fatto l'errore di usare le mail che uso anche a lavorare, quindi si vanno a mescolare tutte le mail. Vabbè. Una curiosità, è vero che sarebbe meglio non usare carne che è stata sotto vuoto, come mai? Sì, no, va bene. No, sotto vuoto è un conto, congelatore è un altro. Dipende. Allora, sotto vuoto, però bisogna vedere da quanto è stata sotto vuoto, perché se è stata messa sotto vuoto da una settimana è usata, è un conto, però se è sotto vuoto da 3 mesi, no, va bene. Allora preferirei carne fresca, ecco, più che altro per quello. Vedi quel mandingo qua, lo pesi 1,2 kg. Quel mandingo qua, questo qua è un mandingo. 1,2 kg. Qui 195. Ce ne viene un altro, poi devo caricare. Bene, carichiamo. Sì, se ne è rimasto. Carica e spara. Vai. Una volta ci andavo io al poligono a sparare. Boh, anch'io. Io ho il porto d'armi, posso prendere l'arma con me. Anch'io ce l'ho. Però sì, ormai ci andavo con mio suocero. Ma mi voleva dare una volta, ci avevano da più giovane, molto più giovane. Ah, è finito. Avevo appena iniziato la mia azienda artigianale, il maresciallo mi voleva da portare l'arma con me, non mica voluto. Ah, ma poi devi rinnovarlo tutto. No, mica voluto io. Non so cosa farmene. Tento le dita? Scherziamo, no. Vabbè, io ce l'avevo per divertirmi. Anch'io. C'ho una 22. Quello che usi per il maiale. È quello che una volta si usava. Più ho una doppietta.
Una volta si usava. Un flower, non ho 55 di anni, ma sì, poi no, non ci vado più. Ah. Dopo diventano problemi per i tuoi figli quando... Sì, sì, infatti li ho già messi sull'allarme, perché mi è scaduto il permesso. Ho detto, guardate che mi dura 5 anni, mettetevi in stressi, perché altrimenti io nel frattempo... Ma tanto tanto... Non è che vendo, demolisco. Altri 50? Perché altri... No, ma il fatto che... Allora, non hanno fatto il militare nessuno dei due, i due maschi. Invece l'ho fatto. Anche io l'ho fatto. Poi sparavo anche bene, anche adesso. Mi volevano alla domenica andasse là al poligono di Crevalcore, perché io l'ho messo tutti dentro. C'è ancora Crevalcore? Sì, sì, guarda che li mettevo tutti dentro una cerchia così io, eh. No, li ho messi tutti lì, beh. Sì. Sono gli ultimi 5 salami, questi. Me lo faccio dall'alto di nuovo. Vuoi che la tiri fuori un po'? No, no, no. Vai, ma tranquillo. Ah, sai che è tranquillo. È ancora là al poligono. Oi. Il budello che è stato usato è quello gentile, sì. Quello da chilo e due è proprio mio. Vediamo. Sì, sì, è quel mandicola. È quel mandicola, sì. Quindi, a questo punto anche a Giorgino che è presente, e volevo chiedere, essendo che ho un frigo che non ho mai, che non uso mai, posso stagionare gli insaccati? Ma io direi di no, è caro. Se non è un frigo, se non è un frigo modificato. Sì, vuole arrieggiato. I salami no, ragazzi, se dovete fare una coppa, un lonzino, una bresaola, anche, ma i salami purtroppo sono delicatissimi. No, ma nel frigo né coppa né salami, ci vuole un ricircolo d'aria. Vedo che noi abbiamo salami dagli 80 ai 90 di umidità e dai 14, 16, 17 di temperatura, quindi il frigo andrebbe bene, però vuole ventilato, vuole che l'aria esca da lì, vai. Allora dice, aspetta, ancora ciao, ma non ho sentito se mi hai risposto perché mi sono spostato per 10 secondi. Ti ho risposto che è meglio, se mi hai per il frigo, è meglio non usarlo per i salami. Il frigo va bene per la coppa, va bene se vuoi metterci il lonzino, va bene se ci vuoi mettere la bresaola, però i salami hanno bisogno di tanta aria, ricircolo d'aria e tanta umidità. Sì, se non c'è mica ricircolo d'aria, fai delle cose fatte male, fa la muffa, è una cosa non va bene. Ti vengono i buchi e non va bene. No, se, mi ripeto se non hai sentito, il salame ci vuole da 14 a 16 di umidità e da 80, no, scusa, da 14 a 16 temperatura e da 80 a 90 di umidità, con un ricircolo d'aria, altrimenti non fai niente. È questo che è molto difficoltoso il salame. È la stagionatura, è un 50% del lavoro del salame. Stop! E un altro mandingo anche quello lì, eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il discorso, Davide, diventa del tuo stagionatore. Diverso. Se uno ha 2-3 salami, ha un posto fresco, un garage, una cantina, un solaio freddo, può fare, stagiona anche lì un pochino. Ma se uno ha 20 o 30 salami, la cosa più bella è lo stagionatore. Stop! Ho sentito dire che i salumi di carne dei suini tradizionali italiani hanno lo stesso sapore di quelli fatti con il bianco inglese. Cosa ne pensate? Cioè? Fatti con il bianco inglese, il maiale, dici? L'Anders. Non lo so. Lo spot inglese, lo spot inglese, qualcosa del genere. Non lo so. Anche il tipo di carne qualcosa cambia, perché il tipo di alimentazione del maiale. Purtroppo, signori, il gusto della carne cambia. È proprio dovuto all'alimentazione del maiale. Quindi cambia, sì. Stop. Cioè, cambia, il discorso cambia. È che se tu al maiale gli dai molta, e dico molto vuol dire farina di mais,
aumenti, sì. aumenti il bianco. Sì, sì. Orzo e mais aumenta il bianco. Adesso ci danno dei mangimi corretti in modo che diventa bilanciati, che diventa più, più a male. Trovare il grasso si fa fatica nel maiale. Ecco perché lo paragonano alla carne di vitello e top. Ne viene in mente forse. No, ma dopo ci viene perché ho tutte le imboccature, quindi vai. Fine. Bene. Sarà quello che noi usiamo per. Adesso? Ti metti qua? Adesso li leghiamo, sì. Ma sto anche qua io, non è un problema. In mezzo a tutti quelli? Sì, ma li leghi anche te, sei capace. Ah, sì, lo so. Allora, se sei capace, perché vuoi condannarmi? No, perché i salami sono, no, sono piuttosto, tuoi. Piuttosto, appunto, sono miei, ma dammi una mano. Sì, sì, sì. Ecco. Allora, questo lo mettiamo da parte. Vado a prendere il canovaccio. Davide, dopo una faticata così. Adesso bisogna che facciamo qualcosa, sì. Certo. Vero? Sì, 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 sì. Hai ragione. C'hai ragione. No, la corda te l'ho messa là. Ah, perdono. Pardon, lì è quella dei prosciutti. Io ero preparato un canovaccio. Da mettere lì? Sì. La vado a prendere. Cioè, che l'ho preparato da qualche parte, l'ho messo. Sì, perché avanzano a scivolare. Sì. Adesso, prima di cominciare, facciamo vedere la legatura. Sì, adesso uno l'ho legato, sì. Là. Poi bisogna che risponda al telefono, perché ho visto che è una persona che mi cerca. Te intanto fai vedere, metto dall'alto, così fai vedere come si lega il salame, se intanto lo racconti anche. Così. Ecco, lì. Bisogna che risponda. Rispondi, rispondi. Bisogna che trovi qualcosina da mettere quelle puntine qua. Da mettere quelle punte qua. Lì. Quelle punte qua, lì. Il gomito lo mettiamo, che abbiamo fatto il laccio in bocca, lo prendiamo. Lo passiamo di qua, facciamo un giro intorno lì, prendiamo con un dito, prendiamo il salame, facciamo questa legatura, così, ecco. Questa è la prima. Proviamo la seconda, così. Andiamo piano piano, che non ci corre dietro nessuno, e la terza, ecco. Mettiamo qua, potrei fare sto lavoro qua. Ma non è così indispensabile andare a fare quella roba qua. Facciamo così, doppio laccio. Tagliamo la corda. E facciamo un laccio. E lasciamo l'asola da poterli appendere. Ecco, questa è la legatura. Non perfetta, ma comunque una legatura facsimile alla perfezione. Ecco, ripeto, prendiamo il laccio, facciamo un nodo, stringiamo bene, così viene fuori la prima pezzettino, tagliamo via il budello in eccesso, lo mettiamo lì, chiudiamo con la seconda, col secondo nodo, lo prendiamo, ecco, andiamo qua, metti giù, così, bravo. Ecco, ripetiamo l'operazione, così, ecco. Poi lo giriamo, mettiamo quel lavoro qua, ecco. Allora.
Andiamo avanti, via che andiamo, via, 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 via. Che vedo che Davide ha qualche intoppo. Allora procediamo noi. Prego, dottore. Mia madre che era andata a prendere mio figlio a scuola. Vedi. Però oggi non fa pomeriggio. Non è che lo aspettavo. va bene, dai. La mamma è sempre la mamma. Sì, sì. Ci mancherebbe. Allora. Tu le ingannoni da qua? Sì, dentro. Le... No, da qui. Davide, da nessuno. Sì, da dentro qua. Okay. E per farci il cavallotto? Cavallotto niente, vai avanti così e non appenderle per la ciapatina, altrimenti li troviamo tutti per terra. Mi è già successo uno che mi ha fatto quell'oro lì. Eravamo là che mangiavamo, sento puff, poi puff un altro, poi puff un altro, porco cane, tutti i salami per terra. Li hai già forati? No. Li foriamo da pesi? Ma puoi anche forarli da pesi, ma... Forarli dai, sei più pratico, dai. Ero qua che mi veniva... una cosa da dire... Niente, niente, dai. Non ce la puoi mettere tutti quei ganci lì? Allora li fuori tu, Davide? Sì, sì. Altrimenti li foro io, eh. Ho dato un'occhiata alle mail, mi sa che siamo quasi a quota, eh. Ah, Saldic. Siamo quasi a quota, sarà. Lì, ecco, vedete, faccio un laccio così, vedete, tac, tac. Vai, taglia, vai, taglia via 6, 7, 8 giri.
questi erano budelli già legati da una parte, eh. Sì, sì. Molte volte li trovate che sono non legati, eh. Se prendono un gentile intero, no, non è legato. Il gentile intero ci vengono quattro budelli. Se è fatto bene, se l'hanno tenuto tutto, ci vengono quattro budelli. Ascoltare questo ti serve? Sì, sì. Un gentile intero. Ci viene il gentile, il sotto gentile, due sfilzette. Due sfilzette è la parte più sottile. Quindi un budello adesso verrà 2,40, 2,50. Budello sembra che costi molto, ma c'è da lavorarci attorno, Davide, budello per averlo, se lo prendi un budello intero, che sono molto più sporchi che ne quando li compri già legati. Ci siamo intavanati. Sì, sì, ma ci stavaniamo, voilà. Sì, Davide, mi spiace, ma hai la memoria corta tu. No, no, sei no, un uomo no, di poca fede. Adesso arrivo, è che non ho spazio. Là. Lo spazio. Gli hai dato l'indirizzo a quello che cercava il prosecco? Ma penso che l'abbia trovato, eh. Sì? Penso che l'abbia trovato. Bisogna che ci facciamo una foto, Giorgino, che stanno chiedendo l'autografo. Facciamo una foto con l'autografo. Io firmo come firmavo gli assegni, sarà ben bene quello lì. Però l'assegno non c'è, eh. Dovevamo poi fare una cosa io e te che non abbiamo mica fatto. Cos'è? Vedo che vai a nastro. Eh?
queste sono legature artigianali, non professionali. Davide. Io gliene faccio sempre solo due delle legature, che la legatura ha tre o quattro solo per l'occhio, che tiene su, ce n'è una sola, quindi sei un ladro di coltelli. Ah, quello c'è. Sì, caro. Bello, bel gobbone. Ma adesso cerchiamo di fare una cosa un po' fatta meglio qui. Madonna, non sta mica in piedi, io. Ma che cane. Ma adesso guardami un dialetto del mio paese. Ma adesso vedrai che. E dai che ci riusciamo a tenerti fermo lì. Bel gobbone. Là. Sì, sì. Ma adesso ti metto a posto. Vedi. Vuole solo un po' di. Solo un pochino di tempo e poi si va a posto. Non si devono toccare i salami, eh? No. No. Non si dovrebbero toccare, assolutamente. Metteteci qualcosa sotto perché iniziano a sgocciolare. Adesso gli altri ganci. Allora, se non mi risponde mi metto a urlare. Allora, ancora ciao, non ho sentito che mi ha risposto perché mi sono spostato per 10 secondi. Ok, vabbè. Ho sentito che i salumi di carne dei suoi, questo abbiamo già detto, ciao, cambia qualcosa, l'abbiamo già detto, io voglio i mandingo, che ho tante donne al tavolo, mi raccomando, i mandingo e i salami, quelli grossi. Sì, sì, sì. Giorgino è il nonno che tutti vorrebbero, un caro saluto. Grazie.
Grazie ragazzi. È una delle cose più importanti oltre alla razza. Ok, allora mi rimane solo che adattarmi trovando uno stagionatore. Esatto. Sì. Gli anziani delle mie zone, Marche e Umbria, lo chiamano bianco inglese. Ah, sì. Credo che sia lo Yorkshire. Ah, oh, sì, 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 è vero. È così, è quello lì. A me non mi veniva, sì. Sì, sì, lo sai, sì, sì. Sì, perché la provenienza dei maiali c'era anche il Landers, che aveva dei prosciutti grossissimi, il Landers, ma delle spalle piccolissime. Aveva una costola in più. Quando girava faceva così, aveva una costola in più. Tutte quelle qualità che si sono perse perché la gente, ripeto, ha bisogno di un tipo di carne diversa, alimentazione diversa. Adesso c'è una carne che se uno non va a prendere delle cose, che ci sono ancora questi tipi di allevamento che gli danno da mangiare tutte le cose immaginabili. Io ho visto degli allevamenti dati da mangiare gli intestini dei conigli e dei polli. Roba da non dire. Ma voi sapevate perché di solito nei caseifici di fianco c'è sempre la porcilaia? No, io so che nei caseifici, anzi, perché poi allora c'era il cosiddetto siero, che non andava mica buttato. No. Il siero, io ci sono stato parecchi anni vicino al caseificio proprio confinante. Entrando hai visto anche il coso del formaggio. Il siero e la crusca, perché poi per il maiale era roba ottima, eh? La crusca te la tenevo pulito di dentro. Sì, sì. Sì. Ma ci sono proprio della gente che scommercializzavano dei maiali, me l'hanno offerto anche a me quando l'ho visto dove sostavano i maiali, per l'amore del cielo, non ne parliamo neanche. Ma porco cane, ma scherziamo. Avevo un cugino io che mi allevava 5 maiali, uno per lui e 4 per noi, perché noi eravamo una squadra abbastanza abbondante. Oh, sembrava un salotto andare nel porcile. Madonna, che uomo che era quello lì, un salotto sembrava. Porca miseria. Lui lo sapeva tenerci dietro. Porca la miseria. Ma anche quello lì, poveretto, è andato via presto. È una settimana dura per me, eh? Sì. Sì. Sì, 4 funerali. E un matrimonio? Sì, magari. Porca miseria. Un cugino, un amico che martedì eravamo assieme. 8 giorni domani eravamo al bar assieme, andavamo sempre a pesce a Porto Garibaldi, sulla barca assieme, da ragazzi proprio. Men che te lo dica, è sparito. Oggi ci sei, domani non ci sei. Sì. Oggi sono andato a un parente di mia moglie, un primo cugino. Domani c'è una vecchia conoscenza che era una mia ballerina che ci ballavo spesso e volentieri quando facevamo le feste nelle case. Questo è un budallentero però. Sì, no, credo abbia un... ce n'è uno solo, eh. Ce n'è uno con un buco e uno solo. Erano 35, Davide. Io volevo fare 32 budelli, ma non so se ci sono riuscito. 32 salami. Non credo, eh. E qualcuno meno di un chilo ci dovrebbe essere, ma pochi. Li hai contati te quanti sono? No, cioè li ho contati ma non ti ricordo. Mi sono perso a un certo punto. Beh, ma è lo stesso, tanto non va mica fuori dalla finestra, veda qua. Ah, speriamo che stanotte non entri nessuno. Oddio, faranno come vogliono, senti mo. Noi ci teniamo il video, abbiamo già risolto, poi cosa vuoi fare?
Però... ma te l'ho detto alla fiera di San Martino, ci sono andati alla notte a snucolare, prendere delle robe, dei tablet, non so, dei tablet, delle cose fatte così, che adesso non so cosa, magari cosa sono, ma hanno fatto del vandalismo. 30, 31, 32. Ora, ti ho detto che volevo fare 30, 32 salami. Prego. È che sono di Corteche. Facciamo 33. Ah sì, con quello là che è da finire. 33 o 34. Che delle bocche ce ne vengono. Metti qua Cristo lì. Santo cielo, beh. Passa che le. Diceva bene, com'era? Che mi trovo a disagio con la corda, perché ne ho tagliato che mi passo a cavallo, che era mica così. Stavo dicendo che prima avevamo incamerato un discorso di Frizzante. Lo cerchi? No, sto cercando di... incastrato in mezzo il picullo, non veniva più fuori. Ah, ma io faccio lo salto, vado. Lo leggo direttamente, detto per detto, così non lo vado più a cercare. Allora, noi la stufatura la facciamo fuori dallo stagionatore, come vi avevo detto nel video dello stagionatore. Bravo. La facciamo 2 giorni a temperatura ambiente qua. Sì, che si scorre. Dopo lo mettiamo in stagionatura. No, questo non è forato. È importante forarli, mi raccomando, non dimenticatevi, perché sennò... Non esce l'umidità. Non esce l'umidità. Un eter, poi dopo bisogna che vada a torco l'eter. Puoi appendere anche attorno al tavolo se vuoi. Perché questo qua è uno stendia vestiti. Adesso li appenderò lì. Ma puoi pesare quello lì? Sì. Okay. 1,25 kg. Sarà da chilo, vedi quello lì. Oops.
mangiamo qualcosa intanto. Ma la live la lasci? Certo che rimane su. Allora, ciao Davide Giorgino, mi consigliate per favore un negozio online per acquistare queste prelibatezze? Se vuoi acquistare questi salami, mandi un'email che c'è scritto sotto il video, uno al massimo due a testa, vediamo quello che riusciamo a fare, accontentiamo tutti, che l'email è conadletordi@gmail.com, ok? E la trovi anche sotto. Mandi un'email con nome, cognome, via, indirizzo, poi vi ricontatterò io più avanti, quando saranno pronti, e vi dirò il prezzo, la spesa di spedizione e poi ve le spedisco. Ma penso, e questo per questo. Penso volta. Che per il prezzo sia sì. Un prezzo abbordabile. Un trattore da hobbista quanto potrebbe costare, quindi non rischiare di buttare via niente o magari usarlo con me per i formaggi. Allora, io ho fatto lo stagionatore, io, se guardi nel mio canale YouTube, cerca Davide Fantinati nel canale, sì, ero c'è serie. Il video proprio di come modifico una vetrina frigo. Da una vetrina frigo che mi è costata, credo, 150 euro, solo la vetrina frigo, poi ci ho aggiunto alcune cose, sei intorno ad aggiungerci 200 euro, 250 euro. Quindi quando sei alla fine, fatto in casa, c'è un po' da smanovrare, sei a quella cifra lì. Se trovi un frigo da bibite tipo Coca-Cola usato, se no lo puoi prendere anche nuovo. Sì. Però se no c'è un video anche di uno stagionatore che abbiamo fatto, che abbiamo preso io e Giorgino, che ce l'abbiamo qua. Tutto un altro lavoro, più bello, più elettronico, con tutti i programmi già fatti. Là, in quello che ho fatto io in casa, devi smanovrare un po' te. Bisogna un po' lavorarci. Sì, ti devi aggiornare e abituarti. Devi sapere un po' le cose, un po' sì. Le temperature, tutte queste cose qua, diciamo, fatto in casa. E allora adesso qua bisogna metterci anche già un cartone sotto. Ma se invece prendi uno stagionatore, ci vogliono circa 2000 euro, te lo dico già subito. Però è qualcosa che sei sicuro che funzioni bene. Il mio funziona, perché adesso per dire l'abbiamo preso uno in più, perché ho bisogno di metterci anche i formaggi, e il mio l'ho un po' modificato per metterci dentro i formaggi. Quell'altro, cioè, solo modificato un po' le temperature e umidità. Però del resto funziona, che mi chiedete perché abbiamo preso quello nuovo. Abbiamo preso quello nuovo per fare questo lavoro qua. E ci sono tutti gli indirizzi per averlo. Allora, non ci va sotto il cartone. Ecco qua. Lì piripi, e poi andiamo a prendere quell'altro. Che sta anche fino a stanotte. No, sta anche un po' a pulire fino a stanotte. Scusa se ti trascuro un po' nella legatura, però non so. Vai tranquillo. Non so dove appendere. Dove, sai cosa, dove mi hai trascurato te? Mi hai trascurato nel bere, lì mi hai trascurato. Te lo stavo dicendo io, avevamo incamerato un discorso. Incamerato un discorso di frizzante e poi non abbiamo più detto niente. Finiamo adesso, dai, ormai siamo in giro, lascia stare. Finiamo il nostro lavoro. Che il bere viene dopo. Perché ormai vedi che stiamo facendo molto silenzio. Sì. C'hai la gola secca. E non parlo per quell'ora lì, perché sono quella polvere qua che emana il salume. Devo andare a casa io. Sì, vuoi dormire voglio mica dormire in quest'ora io. No, non ti prendono mica, ti fanno fare due salami in quest'ora. No. Allora, alla vostra salute, grazie per chi ha guardato tutta gente, la live, perché sono penso qualche ora che siamo collegati. Sì. Dalle due, dall'1:30 a dire la verità, sono le 5 e mezza. Alla sono vostra. Le 5:30 adesso? Adesso no, sono le 4:30. No, in 3 ore questa cosa vuole risolta. Iniziato e finito in 3 ore. Sì, mancano 3 salami, non finì.
li mettiamo adesso lì. Questi qua sempre li mettiamo... un bel bere, chissà poi di perché. Adesso li mettiamo, questi qua li lasciamo sul tavolo che poi ci devo andare a prendere gli altri ganci. Non va bene. Non ne ho più, ne avevo preparati pochi. Ma succede, Davide. Oh, come qualche duro si dimentica di mangiare di dar da bere gli assetati. No, io non sono un bevitore, bevo mezzo bicchiere, sì, ma quando mi va male mezzo, poco più di mezzo bicchiere a tavola. Facciamo un bicchiere se vuoi, in due o tre bicchieri d'acqua. Poi dopo non ho mai bevuto, neanche quando lavoravo, giù dal pranzo, dalla cena. Se io bevevo un goccino, che delle volte il contadino faceva un trebbiano di Spagna che si tagliava col coltello, sembrava un torlo d'uovo, una bontà infinita. Ecco, quando io mangiavo un pezzettino di gnocco fritto e mezzo bicchiere, avevo già rovinato il pasto. Non bisogna che il mattino io mangi e che non beva, però rovino il pasto subito. Al pomeriggio se bevo, come qui vedi, lo bevo poco per volte, che se bevo un bicchiere di vino alle 3 alle 4 mi brucia lo stomaco tutta notte. No, sai com'è? No, niente, mi piace stare in compagnia, per l'amor del Signore, ma niente robe gravi, niente. Sono passati i bei momenti, caro, che mi bevevo una bella bottiglia di Lambrusco a pasto. Guarda, io adesso non ho ancora 50 anni, perché manca poco. Io alla tua età facevo così. Adesso non vedo, da vicino non ci vedo più, ma tutto all'improvviso, devo usare gli occhiali. Beh, dopo lì ti ritorna. Davvero? Sì. E l'ha vista anche, e poi tante cose, tipo il lesso, se mangio il lesso la sera mi devo svegliare a prendere un Gaviscon, perché non è... Se non riesci a mandarlo giù. No, mi torna su, riflusso, un cresino, cioè non... Invece non... io a 50 anni facevo ancora 10-11 ore di lavoro, andavo a cenare alle 9 di sera, se non riuscivo mi alzavo a mezzanotte a mangiare. Allora a pranzo una bottiglia di Lambrusco. Caldo, fresco? No, ma era lo stesso. Non c'avevo quelle cose io di caldo e fresco. Poi dopo gli anni passano, le cose passano. Io se lo facessi adesso muoio. Oh, per l'amor di Dio. Teniamo un'asciugata perché c'è bagnato. Allora, spero che la live sia stata interessante. Esempio, ti ricordo quando abbiamo fatto la maialata alla polisportiva? Sì, se la ricordo. Ho bevuto un pochino di più del mio normale. Un po' sì, un pochino. Sì. Anche io però. Ma non so, io parlo di me. Io alla sera mica cenato, mica fatto niente. Vero, già per l'amor del cielo. Tuo figlio che classe fa? La seconda media. Vali, ma la live la lasci? Sì. Ciao, vi guardiamo da Milano, ci fate venire fame. Grazie Antonella. Vorrei tanto assaggiare un salame senza conservanti. Complimenti, manda le mail. Infatti Davide, con tutto polverone vi siete dimenticati di rinfrescante. Esatto. Vorrei essere lì con voi. Tutti salami tipo Modena con budella gentile. Due artisti all'opera, che meraviglia. Grazie Mauro. Un saluto da Fabio e Davide da Milano. Davide, sei il numero uno, Giorgino è il nostro eroe. È il numero tre. Ma dove si possono acquistare questi salami e auguroni? Allora, ne faremo, adesso ne abbiamo fatto una parte, la metà circa. Ne faremo altrettanti, non farò un'altra live perché saremo più sbrigativi, andiamo da lui a farlo nel suo laboratorio che ha più spazio e facciamo molto prima. E ne faremo altrettanti. Quindi ci sarà una sessantina di salami che ho promesso in live, abbiamo promesso, siccome noi non li vendiamo normalmente, i nostri salumi, facciamo il video
per far vedere come si fa, come facciamo noi, non come si fa, come facciamo noi a fare i salumi in questa maniera. Le dosi, insomma, tutto, sì. Dalla A alla Z abbiamo fatto. Però non li vendiamo normalmente, ok? Capita qualcuno qua che viene a trovarmi, magari due fetti salame che c'ho in taglio, li assaggiamo, hai capito? Però normalmente non li vendiamo. Però abbiamo detto, facciamo una volta una live dove facciamo i salami e li vendiamo, prezzo simbolico a salame. Adesso abbiamo comprato la carne, abbiamo comprato i budelli, abbiamo comprato le spezie, abbiamo comprato tutto, facciamo il conto totale di quello che abbiamo speso, prima della fine della live lo faccio e vi dico quanto costeranno i salami, non li peso, quindi li vendiamo a numero perché ci sarà differenza di qualche grammo, no? Solo simbolico, il prezzo di che noi abbiamo speso a farli lo giro a voi, ok? Quindi saranno circa, non so, perché la carne ce n'è andata a 30, ne abbiamo comprata, dopo c'è stato lo scarto, ne abbiamo usato 28, però la carne era più di 30, insomma. Sì, sì, sì. E poi dopo i budelli che è andato a comprare lui, insomma, alla fine circa verranno a costare 20 euro l'uno, più sì, le spese di spedizione. Sì. Ecco, a esaurimento... Davide, noi ci dimentichiamo sempre, sono cose che fa scappare da lì, ma per chi ci ascolta ci sono le colce e la corda. E costa, costa tutto, eh. Ah, sì, costa tutto. Cosa ci vogliono 8 euro? Noi facciamo due conti veloci, poi più o meno vi dico, saranno 20, 22 sì, a salame. Sì, sì, no, tanto. Più ci saranno le spese di spedizione, che grosso modo ho già spedito in giro, saranno 5-6 euro, ok? Ho già visto che ci sono, passando, che ci sono un sacco di email, di ordini. Salve signora! È arrivata mia madre che è andata a prendere mio figlio a scuola. Sì, che non c'era. Ah, non c'era, esatto. Venimo a salutare visto che ti sei fatta sentire. Sì, sì. Venga, 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 signora. Oh, mamma mia, quanti salami. No, metà sono salami e metà sono salami. Ascolta, il budello dove l'hai messo? Oh, buonasera, buon lavoro. Grazie, signora, grazie. Oh, ma dov'è che io non l'amo? Davvero? Non amo molto. Questo qua è quel modello intero. Buonasera a tutti. Questo è rotto. Davide, ce n'è uno, deve essere uno buono. Ah, quello io c'ero. No, allora. Che ce n'è uno intero. I lavoratori, c'è sempre in azione. Sì? Sì. Le avevi lì di fianco? Perché io li ho presi, li ho messi qua nel grasso. Ecco, vedi. Che io preferisco quello di Chanel. Quante balle. Siamo femmine noi, eh? Sì. Però il salame vi piace? Il salame no, non proprio. Beh, dai, metti qui. Il salame non sono femmine che sono qua? No, di cane. Ma sì, sono salami modenesi, ma... Il salame felino è quello di Parma, perché felino non è fatto con la roba felina, felino è una località di Parma. Felino è una località di Parma. Esatto. È anche un animale. È anche un animale, però non ci fanno i salami con il felino, almeno, forse una volta sì. Adesso. Sì, no, non si faceva. Quel gatto, no? Al posto del coniglio. Ogni tanto spariva un gatto e la domenica c'era un coniglio da mangiare. Dai, quel pepe lì. E c'era un gatto da mangiare, c'era un coniglio da mangiare a tavola. Sì, non mi è capitato a me, caro. Salame con aglio, salame con particolari, non ho fatto. No, mi è capitato a me. Fatte. Che mi hanno detto stasera facciamo la polenta col coniglio. Ah, buona. Parlo negli anni 60. Beh, ma buona anche oggi. Poi quando abbiamo finito di mangiare, il mio amico è andato nel sottoscala, che allora non si usava, non c'erano i bagni come adesso, e le sale da pranzo e così. Dal camarino. È andato nel sottoscala, è vero, è venuto fuori col togliere con la testa del gatto. Santa Madonna. Era un signore che l'aveva dentro, all'interno, il bagno. Che l'aveva letto. Sì, ma stiamo parlando di un'altra cosa, sta dicendo che al posto del coniglio c'era il gatto. Fermo. Devi scappellare. Sì. Questo è l'ultimo salame con i culi dei salami, insomma. Aspetta, altrimenti mi ci resta dentro tanta aria in questo. Vuoi che torni indietro? No, torni indietro, niente, ci penso io. I professionisti si scatenano. Sì, vai.
Vai, Davidino. Questo lo facciamo tutto? Sì, sì. Basta, fine. Bene. Dopo mi dai l'imbuto qua. Sì, sì. Sì. Siamo alla fine. Ah, siete alla fine. Sì, sì. Allora avete lavorato tutto il giorno? Da l'una e mezza che siamo qua. 32 solo. Di più? 33, 34. E questi li porta? Sono da vendere. Giorgino vuole stagionare nel suo loco? No, no, nello stagionatore. Nello stagionatore di Davide. Ah, tutti di Davide, ci stanno tutti questi qua? Sì, ce ne ho due, ma... Ah, davvero? Bene, io mi guardo il filmato per YouTube, mi piace guardarli, così mi metto un like. Bene, bene. Lascio ai vostri lavori. Ciao. La saluto. Buonasera. Buonasera. Ancora in gamba, tu mai trovo. 70 anni. Chievano. È giovane, è una giovanotta. È una signorina ancora. In gamba. Sai perché è andata via? Perché dopo pure di rimanere qua a pulire. Bella gara, no? Lo so io perché è andata via. Allora, Gabriele, devi mandare una mail di protezione all'indirizzo che trovi nella descrizione del video, va bene. Ma dove si possono acquistare? Ok, grazie Marco per l'aiuto. Magari con la spoletta eravate più comodi. Sì, anche, si poteva fare. Ce l'avevo anche la spoletta qua. Non ci ho pensato. Legare il salame. Ma la spoletta fa bene alla salsiccia. Vabbè. Ciao Davide e Giorgino, Andrea 78. Ciao. Ciao Angelo, quanti giorni di stagionatura? Circa 60, 70, vediamo. Io sarò da te il 9 dicembre, non sono pronti. Non sono pronti. Mi sa che il cartone non ti basta, rischi che domani mattina è un bel paciugo. Sì, adesso dopo quando chiudo sistemo. Adesso sono un po', bisogna di fare dei movimenti che devo andare in negozio a prendere della roba. Tieni un dito lì. Ah, scusa. Lì. E quindi dopo sistemo meglio, ecco. Ma che spettacolo! Allora, grazie Danilo, grande, vi seguo da un anno e siete sempre stupendi. Grazie, salute Cin Cin Danilo. Bravo, grazie. Prima che eravamo birivi. Vi seguo dalla Grecia, Filippo Pingani. Ciao, saluto anche a te. Range di temperatura, di sgocciolatura, stufatura dei salami in genere. A quanti gradi lo metti la stufatura dei salami? Ah, non temperatura tanto. Ambiente? Sì, temperatura. Poco di più se uno ha... 20 gradi? La possibilità di arrivare a 30 se uno vuole che abbia una casa così, massimo, Ma no, ma va bene, 20, dai 20 è meglio i 20, Ma se uno ha una casa che li voglia stagionare in casa, diciamo una cosa. Sì, perché c'è la storia del camino, ma il camino dopo poi bisogna stare attenti. No, ma se devi stagionare in casa, Davide, e c'hai freddo. E c'hai freddo. Alla sera spegni la stufa, se il fuoco rimangono quei 24-25 gradi. Lì. Va bene, si deve asciugare. Non voglio fare la bocca. Oh, che vediamo. Molla il piede, Davide. Ecco, sei bravo. Non abbiate paura a forarli, Io a forarli, non si rompe. Torniamo a leggere, ma che spettacolo, grande vicenda, ok, saluti ai Cin Cin, bravi, basta, siete veramente bravi, top, ogni tanto mi faccio amatorialmente delle moccette e dei salami piccoli, ultimamente anziché legarli li metto nella rete elastica, sì. Per medicature, sono matto, no, va bene, si fa con quel che si ha, siete mitici, non c'è un canale quale.
sono italo-argentino e vi seguo da Bergamo. Grazie. Lunga vita, Giorgino. Grazie. Un po' anche a me, dai. E... se no, magari non muoio domani, dai. No, non l'ho fatto a te perché tu sei giovane. Quindi allora, te lo farà più avanti. Siete il canale più sano e genuino di YouTube. Complimenti, grazie Andrea. Io ho già mandato l'email. Bravo, brava, bravo. Scusa. Ok, dopo io mi metterò lì con calma anche così. Lo guardo anch'io a YouTube delle volte. Sì. E guardo Barbato, dico bene. Ah sì. E dico bene sì, quel sì, cuoco sì, Barbato, chef Barbato, certo. Lo guardo delle volte e mi piace. Ah, delle volte, bravissimo. E anche lui è semplicissimo, è molto sì, bravo, sì. Non so come stia perché ultimamente ha avuto qualche problema. So solo, di salute. Che, so solo che lui dice che li assaggia tutti. Sì, sì, sì. Perché non hai mai visto... Boh, ne guardo qualcuno così per curiosità. Il Bocca, Pappagallo. Ah, sì, mi sembra. Il Bocca è il toscano che fa tutti i piatti in rima. No, non lo so, non può darsi, perché poi io mi dimentico, sai, non è che sia un grosso appassionato di queste cose. E voi, ci dovevamo sentire per fare qualcosa insieme, non è andato a monte un po' tutto. Adesso ci abbiamo in ballo con il dottor Asado, un lavoro sempre, però c'è bisogno di uscire, c'è andare a vedere dei maiali tigrinto, maiali allevati in stato brado. Ah, sì? Su Apollinago, già fare un video. E invece io sono andato nel Parmense. Sì, vedere il nero di Parma. Ho anche comprato della carne. Ti hanno fregato? No, 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 assi, porca miseria, proprio allo stato brado. Ci volle l'elicottero per trovare quell'azienda lì. Ma tosca poi. Ma è lì? È lì? Chi? Cottero? Cottero, sì. L'elicottero, sì, ci volle l'elicottero a trovare quel posto lì. Boh, forrolo e vai. Ah, adesso li lascio qua che dopo devo andare a prendere un altro trespolo con i ganci e poi tutto il discorso dei cartoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ganci totale salami 30, 33 adesso li contiamo tutti totale salame 33 Questo qui è troppo lungo. Allora, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 salami. Ma che... Adesso facciamo due conti, così sappiamo dire più o meno... Sì, c'era quell'altro raschietto... L'ho messo nel lavandino, e ti do io uno, guarda lì. Bene, bene. Così devi raschiare. Devo metterlo via, altrimenti te lo lascio. Dentro il lavandino, vado a trovare però. Ci ho messo sopra tutto il resto, poi te lo lavo. Allora. Visto? Li ha trovato. Allora, tu hai detto che hai speso. Fai un conto. Euro e 80 a budello, hai detto? Come? I budelli li hai pagati 1,80 euro. 1,40 euro. 1,40 euro, ma finito. Finito, ma com'è? 1,80 euro. Lo dici? Allora, 1,40 euro per 35. E com'è 1,80 euro? Ci mettiamo 10 euro di spezie. E corda, 10 ma euro. Sì, dai, dai. Ah, ci sta con... santo Dio. Cosa c'è? C'è il microfono? Ah. Vuoi toglierlo? Sì, sì. Devi togliere il grembiule. Ma vai già via! Oh, sono il caffè. Aspetta un secondo che salutiamo! No, ma ti aspetta un po', dica come, scherzo! No, ok. Allora, c'è fra budelli e coso 60 euro. Vuoi che vada via? Sì. Allora, la carne l'abbiamo usata tutta alla fine. Sì, sì, sì. Tutta a parte quei tre pezzettini che sono stati un chilo. Sì, 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 sì. Quindi la carne erano... Allora, 25... Arrivo, vi dico subito cosa andate a spendere la salame. Conto pari, senza troppi fronzoli. E allora, erano 25,40 per... 9,90 la coscia
fa 251,46. 251,46. Questo era la, il prosciutto. Poi abbiamo la pancetta che era 6,100 kg. Bravo, 6. Aspetta che azzeriamo. 6,100 per la pancetta viene 7,90. Ma no, 6 kg per 7,90 sono 48,20 la pancetta. 48,20. Poi, no, questo era il lombo. 48,20, il lombo era 5,860 kg, perché poi c'è, io metto il prezzo intero, 5,860 per 8,90, no, 9,90 sono possibile 58 euro? Sì, 58, 20. E le coppe erano 6 kg. Sei chili e due, 6,200 per 8,90, 55,18. 18. Poi abbiamo messo 60 euro di budelli. Tu hai usato però della roba, vuoi che mettiamo? Vai, va, ascolta. Beh, ascolta, è una mega... Dai. Aspetta che guardiamo. Quanti sono i salami? 34 hai detto. No, c'era rimasto un conto dentro. Rifacciamo. Allora. Più. 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 Sono... diviso 34, 18,90, 18,90 vengono quest'anno, facciamo, sì, come dicevo, 20 euro fra tutte le spese che abbiamo avuto. A noi ci sono costati 18,90 euro, sì, sì. 18 e qualcosina, facciamo 20 euro giusto per arrotondare la possibilità per arrotondare la cosa, visto che ci abbiamo messo una mezza giornata. Allora, i salami costeranno 20 euro l'uno, qualsiasi sia la misura, non vado a peso, quindi un salame 20 euro. Ma si aggirano tutti lì, eh? Sì, sì, più o meno, no, sono, no, no. Ce n'è uno che quello me lo mangio io. Sì, sì, sì. Allora, leggo gli ultimi commenti. No, sicuramente più piccolo ne... è questo qua, più piccolo. Sì, sì, dopo li, più dopo più li sistemo. Di quello che dico. Allora, Giorgino, top, ogni tanto mi faccio, ok, siete mitici, non c'è un canale uguale, grazie. Io l'ho già mandata le mail, ok Riccardo, dopo controllo. Grandi, che umidità tieni la, per la stufatura? Quella che c'è qua o ci sarà, boh? Ma qui ci sono 90, 85 di umidità. Ah, ci sono certe. Ma davvero? Giorgino non ha età, è estero, è etero. Roberto, ti posso chiamare io stasera che adesso sono... No, va bene, vai, così, non ti preoccupare, fai pure. No, no, no. Ciao Davide, è sempre un piacere stare con voi. Non so se ti ricordi, diversi anni fa abbiamo fatto un video insieme da te con la mia famiglia. Sì, Luca, mi ricordo bene. Ciao, ciao. Mi ricordo bene, ciao, come stai? Se stai meglio, mi ricordo benissimo. Che spettacolo, grazie. Matteo Vaccari, grazie. Ma Giorgino, quanti anni ha? Non ha un'età Giorgino, eh? No, no. Ne ha 84 e mezzo. 0,5. Quello sì, è il tuo? Sì. Ecco. Però mi occupo poco perché devo andare a casa io. Adesso c'è buio. Salute. Caro Davide. Salute a vostra, alla vostra.
Che umidità c'è? Ce l'ha qua, ce l'ho scritto da qualche parte. Ce l'ha, vedrai che siamo sugli 85. Ah beh, con i salami dentro sì, ne viene sì, un bel po'. Sì, sì, di sicuro. Che spettacolo, ma Giorgino quanti anni l'abbiamo già letto, mi sono dovuto assentare, ho perso la legatura. Beh, va, la guardi, puoi tornare indietro, il video rimane. Grazie per aver risposto alle 2000 domande, sei grande Giorgino e Davide, grazie. Bravissimi, grazie dei consigli. Ti ho inviato la mail, Andrea, ok? Dopo me le salvo tutte. Grazie per il pomeriggio assieme, grazie a voi per essere stati in compagnia. Davide, mi hai mandato anche un altro, anche per un altro, guardala, ciao, un abbraccio. Un abbraccio, dopo ci guardo, sì. Siete il top, Alessandro è etero, sì, lui è etero, c'ha due figli, tranquilli. Davide, sei un mito, giusto? Si sono persi la N, ah, ok. Io due. Eterno, dai. Ivan, no, dicono che sei eterno, non hai un'età, sei eterno. Magari. Va bene, l'ho già detto. Va bene, signore, io e Giorgino vi salutiamo. Vi salutiamo perché siamo stati qua tutto il pomeriggio là, devi guardare lì quel buco. Tante belle cose a tutti voi altri. Allora, intanto che siamo là, vi ricordo di iscrivervi al canale qua, anche l'altro mio canale, visto che siete... Andate a cercare Davide Fantinati Lego, iscrivetevi al mio canale così. Bravo Davide. Guardate qualche video perché ho bisogno di farmi mandare il Lego. Lego. Fan bene, fan bene perché vedono delle cose bellissime. Ah. Tu sei un bravo ragazzo. Te va bene, dai, iscrivetevi. Altrimenti non sarei qua. E iscrivetevi soprattutto a questo canale, anche se siete già iscritti, fate pubblicità, insomma, per me è un onore. Grazie, grazie tanto del pomeriggio in compagnia, delle quattro chiacchiere. Grazie a Giorgino. Grazie a Davide, grazie a te, che sono qua, che ho fatto qualcosa anch'io. Sì, tutto. E grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questo lavorino che abbiamo fatto. E grazie anche a te Marco, che c'hai... Sì, Marco, ci hai sostenuto. Hai sostenuto perché ci ha guardato la chat. Grazie. Okay, grazie mille. Va bene, signori, un saluto da Davide e Giorgino. Per il momento chiudiamo il discorso. Ci vediamo. Prossima. Ci vediamo più avanti. Quando... Più vecchi, diciamo. Così. Ok, quindi vi ricordo: 20 euro il salame più le spese di spedizione. Un saluto da Davide e Giorgino. Se riesco, chiudo. Mettercelo in spalla, io come sarebbe bello volare fino al cielo e guardar tutto da là in alto, ma poi diventi grande, i sogni riguardano altro, e adesso guardi il mondo attraverso una finestra, chiedendoti se è vero che la vita è proprio questa, che tutto quanto sembra solamente un brutto sogno. Di supereroi ne abbiamo tutti un po' bisogno. Noi.